Buonasera a tutti, siamo finalmente qui dopo tutti i problemi tecnici che abbiamo avuto oggi. Ciao da Stefania. E ciao da Paolo. Purtroppo, no, diciamo anche a chi ci ascolta che purtroppo la trasmissione precedente è saltata perché c'era un problema proprio con Spreaker che non dipendeva da noi. È stato risolto in quest'ora e quindi poi adesso può andare questa trasmissione con l'ospite di questa settimana. È un peccato perché una parte degli ascoltatori che vengono trainati dalla precedente a questa, purtroppo non ci saranno. Speriamo che comunque qualcuno ci sia, perché essendo saltata, molti non sapevano poi se oggi alle 19 partivamo o no. Comunque, rassicuriamo il nostro ospite, che fra poco andiamo a salutare, che comunque questa puntata andrà sia su YouTube e sia rimarrà come podcast su Spreaker. Quindi in diretta ci saranno meno persone perché questi problemi tecnici ci hanno ritardato, però comunque faranno in tempo comunque ad ascoltarla. Allora, andiamo a salutare il nostro ospite, poi ve lo presenteremo brevemente noi, io ve lo presenterò e poi faremo parlare direttamente lui. Massimiliano Gaetano. Allora, piacere, Ciao Massimiliano. ciao Paolo, ciao Stefania. E saluto tutti i radio web ascoltatori. Eccomi Perfetto, allora. qua. Ti facciamo una breve presentazione di un minuto e poi dopo diamo la parola a te. Allora, Va bene. Massimiliano Gaetano è un Perfetto. astrologo da anni che è noto diciamo, a chi pratica l'astrologia in modo un po' serio per un suo scritto che si distingue perché spicca per l'originalità del tema rispetto all'astrologia tradizionale e anche per l'accuratezza con cui è stato fatto il testo, che si chiama Dirigere il cielo. E praticamente è un libro sulle direzioni primarie, un libro snello di appena 470 pagine. Ovviamente, vabbè, sto scherzando, in realtà è un libro molto completo in cui c'è una parte molto tecnica, diciamo, quindi non certamente per neofiti, ma anche una parte invece molto chiara e molto esplicativa che dà molti spunti di apprendimento e di riflessioni su una parte dell'astrologia che in genere nei manuali tradizionali non c'è, perché nei manuali tradizionali si trattano i transiti, si trattano come tecniche previsionali la rivoluzione solari, moltissimo, però le direzioni primarie effettivamente vengono solo accennate e non era possibile fino al libro di Massimiliano di poterle apprendere in modo più serio e più completo. Ma Massimiliano è in realtà, diciamo, a parte che è un docente CIDA, insomma, ha una lunga carriera astrologica, ma è noto per un'altra cosa un po' particolare che ha fatto nella sua carriera, che evidentemente spicca un po' per originalità astrologica in quanto ha scritti, e cioè ha scritto un articolo che è molto diffuso nella comunità astrologica, talmente tanto diffuso che a me me l'ha mandato una mia amica che tra l'altro adesso in questo momento è online, è Silvia, che ci ha salutato e quindi salutiamo tutti. Vediamo che per fortuna alcune persone ci hanno recuperato nonostante l'impasse tecnico. E poi dopo Silvia, che è la prima che me lo mandò, poi ha altri pure, evidentemente circolava, poi oggi sono questi mezzi tipo WhatsApp, no? Quindi tramite WhatsApp si gira questo articolo che parla della morte e della possibilità di calcolare la morte tramite la carta natale. Io personalmente penso di averlo ricevuto almeno 7-8 volte da 7-8 ascoltatori diversi che mi hanno detto: Paolo, ma scusa, non sarebbe il caso di approfondire questa cosa? Anche una mia amica, Vania, un'appassionata di astrologia anche lei, da cui l'estate scorsa abbiamo fatto il corso residenziale di astrologia, mi ha detto: no, guarda, devi intervistare sto Massimiliano Gaetano, perché insomma è troppo interessante quello che scrive. E quindi eccoci qua. Adesso facciamo parlare direttamente Massimiliano, che ci dirà un po', diciamo, che cosa rappresenta l'astrologia per la sua vita, che cosa ha rappresentato, se vuole raccontarci un po' di sé. Sì, allora grazie Paolo, per
Per la presentazione, non vorrei passare come l'astrologo, diciamo, l'astrologo, lo studioso che si occupa della morte, nel senso, ora poi spiego man mano, no? Perché qualcuno poi, sai, facendo riferimento all'articolo, quello che tu hai citato, no? Che poi è quello sull'alcocoden, l'ILEG e l'alcocoden. Mi ha definito, mi arriva ogni tanto qualche voce, sai, c'è qualcuno che dice che tu sei quello che prevede la morte. Attenzione. Io anche nella mia pratica professionale e anche in generale non affronto determinati argomenti. Lo dico molto chiaramente. Mi rifiuto, anzi, te lo dico. Se qualcuno, perché ogni tanto mi arriva qualche mail e mi dicono, senti, mi calcoleresti la durata della vita? Allora, innanzitutto, l'articolo che io ho scritto tanto tempo fa mi è servito per capire, per comprendere se determinate tecniche che dall'antichità ci sono pervenute, siano valide, fin dove siano valide, se funzionano, se possono ancora essere applicate nei tempi moderni. Quindi, l'articolo che ho scritto e anche alcuni esempi che ho prospettato, voglio qui sottolineare una cosa fondamentale. Sono temi di persone note passate a miglior vita. Serve semplicemente per dimostrare se la tecnica è affidabile, se funziona. Perché io sono una persona in linea generale intellettualmente curiosa. Cioè, se c'è un argomento che è in grado di suscitare il mio interesse, io mi butto a capofitto, incomincio a studiare l'argomento, a sperimentare, quindi con un metodo scientifico, quindi un metodo sperimentale, incomincio a sperimentare, a verificare se effettivamente determinate tecniche o una determinata tecnica è affidabile, fin dove è affidabile. E se può servire come strumento. Però ovviamente l'argomento, la durata della vita, l'argomento morte, io lo utilizzo soltanto per fare una mia ricerca personale, è una ricerca che ha un carattere prettamente, come dire, di studio, quindi carattere scientifico. Nella pratica professionale io mi rifiuto drasticamente. Molte persone, ogni tanto qualche persona, come ho detto prima, mi scrive qualche mail e mi dice, senti, ma mi dici se io ti do i miei dati di nascita, oppure mi allega le mail la carta di nascita, no? Mi calcoli la durata. Io mi rifiuto drasticamente. Innanzitutto perché bisogna capire il motivo. Se uno lo fa per mera curiosità, non è un motivo tale da giustificare, no? La ricerca di un'eventuale durata della vita. Seconda cosa, le tecniche esistono, funzionano, però la determinazione non è semplice. Ricordiamo sempre l'avvertimento di Tolomeo nel proemio della Tetrabiblos. Tolomeo, quando distingue le due dottrine, l'una l'astronomia e l'altra l'astrologia, dice chiaramente a proposito dell'astrologia che l'astrologia non è lo stesso grado di certezza dell'astronomia, sebbene l'astrologia, almeno l'astrologia che faccio io con un approccio rigorosamente astronomico, abbia nell'astronomia il suo fondamento, quindi in calcoli strettamente matematici, no? In misurazione di archi, quando parliamo, e poi da qui possiamo introdurre il discorso delle direzioni. Però, nonostante questa è la base solida, quindi la base scientifica, che dà un forte supporto logico al costrutto da cui poi si fa la deduzione, cioè si fa l'interpretazione, o come dicevano gli antichi, la dichiarazione di un judicium, cioè di un giudizio, nonostante ciò, resta sempre un grado di incertezza, dovuto anche alla limitatezza della mente umana. Cioè, la mente umana non è in grado di poter comprendere la profondità del cielo, la vastità e la profondità del messaggio che il cielo comunque ci trasmette e ci comunica. Quindi, se è vero che
Dal punto di vista tecnico esistono due fattori che si prendono generalmente per poter determinare la durata della vita, che sono uno, il pianeta cosiddetto afeta, cioè il dator vita, quello da cui promana la vita, e l'altro il cosiddetto pianeta anereta, cioè quello che ha diciamo, il compito infausto di porre fine alla corrente vitale. Sebbene quindi esista la tecnica, non è di semplice individuazione e comunque in ogni caso io non invito gli studiosi di astrologia ad applicarlo, o meno ad applicare nel senso di verificare se la tecnica funziona, ma non a utilizzarla, perché ci vuole una, secondo me, una preparazione anche spirituale e comunque si tratta di informazioni che possono veramente causare un forte impatto nell'animo umano. E poi, quindi, qualcuno può diventare, come dire, profeta di sventura o comunque può dar vita a quella che è la profezia autoavverante. Quindi, ripeto, l'argomento io l'ho introdotto perché sono una persona molto curiosa. Mi piace affrontare la materia con un approccio scientifico, mi piace verificare. Prima, cioè non accettare passivamente quello che leggo, ma verificare se effettivamente quelle regole, quegli aforismi che ci sono tramandati dall'antichità sono utili e in che misura sono ancora validi. Però io sono il primo che non invito diciamo, coloro che vogliono affrontare lo studio dell'astrologia in un certo modo a voler sperimentare, verificare o comunque cimentarsi nel calcolo della durata della vita. Ripeto, non perché gli strumenti non siano validi, ma perché si tratta di un argomento molto delicato che può avere veramente dipende dalla persona, dalla sensibilità, degli impatti veramente in alcuni casi devastanti per la persona che riceve questa informazione o che comunque viene a contatto con questa informazione. Sì, è la stessa cosa che immaginavo io. Tant'è che infatti quest'articolo ce l'ho da qualche tempo, ma non mi sono messo neanche a studiarlo bene perché poi ho paura di avere la curiosità di andare a vedere alcune cose, magari appunto che magari autosuggestionarmi o altro. Quindi sicuramente lo studierò, ma lo studierò in futuro. Senti, Massimiliano, allora vediamo, tu presentati un po' agli ascoltatori per che tipo di astrologia pratichi, quindi karmica, evolutiva, tradizionale, eccetera. Sì. Allora, io ho incominciato a occuparmi di astrologia tantissimo tempo fa. Avevo 14 anni e mezzo. Era quel periodo dell'adolescenza, si vede che non avevo nient'altro di meglio da fare, no? No, era quel periodo dell'adolescenza nella quale con curiosità era un periodo molto particolare, nel senso che è coinciso in una fase nella quale avevo subito un incidente stradale, quindi avevo subito un vabbè, o meglio, avevo subito un incidente stradale. Ero stato soggetto a un intervento chirurgico, mi trovavo ingessato, immobilizzato a letto. E siccome mia madre era una grande lettrice come si chiama? Una grande lettrice di riviste di astrologia, quando non studiavo per poter superare in qualche modo il primo anno di liceo, perché ho dovuto dare degli esami comunque perché ero mancato quasi tutto il secondo quadrimestre, avevo queste riviste sotto mano e incominciai a leggere e incominciai ad appassionarmi. Da lì poi è nato, anche se non in maniera molto continua, ma in maniera discontinua, un interesse per l'astrologia. Ho incominciato ad acquistare i primi libri. I libri che ho acquistato erano quasi tutti libri di astrologia cosiddetta contemporanea, moderna. Ho studiato comunque su dei testi tipo, per esempio, tu hai citato prima le rivoluzioni solari, no? Ho studiato su un testo come quello di Alexandre Vulpian, no? Le rivoluzioni solari. Mi è capitato di studiare su libri di tipo il Dizionario del Gouchon,
i maestri francesi, quindi del XX secolo, della storiologia, i libri di André Barbot, recentemente scomparso, tra cui per esempio il libro di astrologia mondiale, il trattato pratico di astrologia. Quindi io sono nato dal punto di vista della formazione, pian piano, come un astrologo, o meglio, uno studioso di astrologia contemporanea. Poi ci fu un momento in cui ebbe un incontro particolare dal punto di vista formativo. Mi trovavo a casa di un mio carissimo amico d'infanzia, che si occupava in quel periodo, lui tramite suo padre, anche per meglio, era stato un po' spinto da suo padre in questa direzione, si occupava un po' di conoscenze un po' alternative. Il padre è istruttore di yoga, lui faceva anche yoga, praticava arte yoga, e a casa tra i vari libri avevo l'unico manuale di astrologia. E lui mi disse: guarda, tu so che ti piace tanto l'astrologia, io ho questo manuale. E io lo vidi ed era il famoso libro di Angelo Brunini, il cui titolo mi ha, come dire, folgorato. Il titolo era tutto un programma per me e già pregustavo qualcosa di veramente saporito ed è L'avvenire non è un mistero. Un libro del 64, del 1964, pubblicato in proprio dall'autore stesso, dove, un libro di circa 600 pagine, dove lui condensava tutta una serie, condensava tutta la sua esperienza astrologica, però era un libro diverso dagli altri che avevo letto. Non era un libro, il solito libro dove ti faceva la distinzione, i segni, le case, il significato soprattutto psicologico dei segni delle case, eccetera. Ma c'era molta tecnica. Siccome io ho una forma mentis un po' scientifica, infatti ho fatto anche il liceo scientifico, ecco, una forma mentis scientifica, quindi avevo necessità per mia indole di trovare un fondamento razionale, un supporto razionale che in qualche modo giustificasse l'interesse per una conoscenza come l'astrologia, che è una via di mezzo, cioè ha un supporto razionale che è costituito dal moto planetario dei pianeti, ma poi va oltre, nella parte dell'emissione del giudizio va oltre. Quindi, perché è una porta di accesso e poi una porta di ingresso e di conoscenza dell'universo. Quindi io che cosa ho fatto? Quel libro mi confortava perché aveva un carattere di forte scientificità. Infatti è un libro di circa 600 pagine perché Brunini spiegava per la prima volta, o meglio io ho trovato per la prima volta il primo libro in Italia che spiegava le direzioni primarie. Se tu leggi il libro del Brunini, ti trovi pagine di calcoli con tutti i passaggi, perché ovviamente a quel tempo, nel 1964, ancora non esistevano i computer, non esistevano i programmi, quindi lui faceva tutti i calcoli a mano. E quindi io mi sono formato con un libro come quello. E da lì ho capito quale fosse la mia strada, cioè io avevo bisogno di fare un'astrologia che avesse una forte base astronomica. Del resto, poi ti dirò di più, quando ero piccolo, quando avevo 7 anni, me lo raccontano anche i miei genitori a casa, io volevo fare l'astronomo. Curioso, eh? Io volevo fare l'astronomo, infatti mi regalarono a circa 7 anni un piccolo cannocchiale, ovvero un piccolo telescopio, diciamo. E io con quello mi divertivo a osservare la Luna. Siccome poi dopo tanti anni ho capito perché guardavo quella Luna, la Luna è il mio luminare del tempo. Io sono nato di notte e gli unici due pianeti visibili erano la Luna e Giove, il mio cielo. Quindi forse per questo ho avuto sempre il fascino, no? Un po' per questo luminare, per la Luna. Quindi da lì ho incominciato ovviamente ad avere un approccio più, diciamo, scientifico, più razionale, più astronomico. E da lì è nato quell'interesse un po' per le direzioni. Ovviamente poi
poi dopo tanto tempo ho deciso di scrivere. In realtà è nato tutto per caso, volevo scrivere un piccolo saggio, passando un po' al discorso del libro, no? Volevo scrivere un piccolo saggio. L'idea mia era di scrivere un qualcosa di pratico che potesse comunicare in maniera semplice, non semplicissima. Ecco, io sono per esempio contrario al semplicismo, no? A dire l'astrologia per tutti. Mi dispiace per molti che io dico una cosa del genere, ma in realtà l'astrologia non è per tutti. Una conoscenza così profonda non può essere svenduta e dire è per tutti. No, è per chi, secondo me, la ama, rimane affascinato, la ama, l'approfondisce in modo costante e studia, perché effettivamente c'è molto da studiare. Fare passare il messaggio all'astrologia è per tutti, o come altre cose, altre materie o conoscenze, come dire, di confine, sono per tutti, significa secondo me svilire profondamente quel tipo di conoscenza. Perché, e siccome io ho tanto rispetto e tanta venerazione per l'astrologia, che mi ha dato degli insegnamenti durante la vita, io, qualunque persona mi chieda, ah, ma l'astrologia è semplice? No, l'astrologia è un'arte complessa, è un'arte complessa che se uno l'affronta con passione, con pazienza, con costanza, ti sa ripagare, il cielo sa sempre ripagare e ti sa dare tante soddisfazioni. Però non è per tutti, è soltanto per coloro che, secondo me, si approcciano con un certo, non solo con interesse e curiosità, ma poi si lasciano coinvolgere da questa affascinante signora del cielo. Bene, Spero. quando tu interrompi di parlare, sappi che c'è Dimmi. sempre uno scarto di qualche secondo perché dobbiamo riaprire i microfoni e quindi c'è poi. No, non siamo scomparsi, insomma, ecco. Senti, qua Dimmi. facciamo un passo indietro, poi ti volevo fare una domanda su qual è un episodio, ne abbiamo già parlato in realtà, no, a tu per tu. L'episodio determinante che ti ha dato la prova che l'astrologia funziona, però prima di parlare di questo farei un passo indietro. Tornerei un attimo a parlare della morte, perché? Perché c'è Silvia che scrive nei commenti, troppo tardi, già l'ho fatto su me stessa, riferendosi al discorso che hai fatto tu prima. Sì, ma guarda, mi ha Vuoi dire colpito. se Silvia... Mi ha colpito. Eh? No, volevo dire questa cosa, Paolo, per rispondere proprio alla cosa. Silvia, non sei la sola. Non sei la sola, cioè pure io l'ho fatto su me stesso. Però vedi, lo fai su te stesso, uno si prende un po' la responsabilità. No, però una cosa è farselo da solo, no? Una cosa è farlo per qualcun altro. Io personalmente non mi prendo la responsabilità morale più che altro, oltre che deontologica, di farlo su altre persone. Ecco, Sì. io, ecco. La cosa che mi ha colpito di Silvia, che la conosco perché gli ho fatto il tema Natale, poi spesso parliamo e dialoghiamo via SMS, eccetera, e è che ha una vita veramente molto particolare, durissima, a cui lei ha reagito diciamo, con una forza assolutamente incredibile. E ne ha passate tante, cioè ha passato delle prove che altri non avrebbero passato, non sarebbero riusciti a superarle indenni. Lei invece le ha trasformate in qualcosa di positivo, tant'è che fa la psicologa, quindi è una persona che aiuta gli altri e probabilmente può aiutarle bene proprio grazie a questi dolori immensi che ha avuto da giovane. La cosa che mi ha colpito è che Sicuramente. lei si è fatta questo calcolo della morte e che è fra 2 o 3 anni. E quindi ecco, ti volevo chiedere se c'hai qualcosa da dire, perché ma mi si è stretto un po' il cuore, perché anche questa secondo me è una prova che deve superare. Si è calcolata il tema da solo, sapere che fra 2 o 3 anni potrebbe esserci, perché comunque non è una certezza, no? Ecco, questo forse è una delle cose da. Ripeto, sì, ripeto, le tecniche ci sono, però ripeto, l'astrologia stessa come arte non è certa quanto lo può essere l'arte, l'astronomia, che si basa su meri calcoli matematici. Quindi io auguro di tutto cuore a Silvia che si sia profondamente sbagliata.
Sì, poi guarda Massimiliano, questa te la pongo come domanda. Io poi ho visto che alcuni temi natali rispondono molto bene ai transiti planetari, si possono prevedere molte cose. Alcune vite straordinarie, di uomini straordinari, no? Penso a uno Yogananda, uno Steiner, a questi personaggi qui, hanno delle stelle fisse incardinate nel tema, e Silvia tra l'altro ce n'ha una quantità infinita di stelle incardinate tutte congiunte ai principali assi del suo tema, che deviano completamente il percorso. Cioè, a quel punto i transiti non sono più prevedibili, non agiscono in modo ordinario. Io credo che questo possa essere diciamo, anche un caso come questo di Silvia, o no? Cioè, cioè, la tua domanda è il ruolo delle eventuali stelle fisse, all'interno All'interno delle delle geniture, dei geniture temi dei temi natali, natali, ecco, ecco. cioè, quale No, ruolo. è il ruolo delle stelle fisse, non nella genitura dei temi natali, ma anche nel calcolo della durata della vita, così come l'hai fatta con il metodo che tu hai proposto. Allora, per il calcolo, allora, per quanto riguarda il discorso del calcolo, se facciamo riferimento all'articolo, quello lì che scrissi anni fa, come studio, per curiosità, no? Come studio, quello del calcolo dell'ILEG e dell'alcocoden, perché quello è l'articolo che gira, almeno tu mi darai eventualmente conferma oppure no, mi sembra che sia quello, perché io lo scrissi tanti anni fa, penso 7 anni fa. Qua. Sì, Quello su. Esatto. è questo qui, si chiama la durata, la determinazione della durata della vita dell'alcocoden, sì. Esatto, l'ILEG e l'alcocoden. Praticamente l'ILEG sarebbe quello che anticamente definivano la feta, no? Il dato orbita. L'alcocoden è il pianeta, quindi parliamo di pianeti, non di stelle fisse, il pianeta che si configura con l'ILEG ed è il signore del luogo dell'ILEG. Cioè, faccio un esempio, se la nascita diurna, il Sole si trova in decima casa, ok? E si trova nel segno del granchio, come piace dire all'amico Claudio Crespina, che secondo me ha ragione, perché è meglio chiamarlo granchio che segno capito, del cancro, che un po' richiama anche qualche altra cosa più brutta, no? Il segno del granchio. E è la Luna che è il signore di questo segno. Fa un aspetto tipo un sestile, una quadratura, anche un'opposizione, ecco, la Luna diventa l'alcocoden, ho fatto l'esempio per far capire, del Sole, che è ILEG. Quindi la Luna dovrebbe essere quello che determina il numero minimo di anni. Quindi in questo caso, se Silvia ha fatto il calcolo tramite la tecnica dell'ILEG e dell'alcocoden, mi pare di capire che abbia seguito un pochino quell'esempio di calcolo, no? Mi Sì, pare di capire, tu mi assolutamente sì. correggerai, Paolo. Esatto, l'alcocoden non indica la durata della vita, cioè dovrebbe indicare il quantitativo minimo di anni promesso, cioè quello non si scende, ok? Tipo, se dal calcolo esce, non lo so, 45 anni, faccio un esempio così banale, vuol dire che l'aspettativa minima di vita è 45. Dopo i 45 bisogna verificare le direzioni aneretiche. Quindi è come dire, per 45 anni, qua stiamo parlando di pura teoria, per 45 anni ti viene promesso, come dire, questo bonus, dopo i 45 anni, non è che è arrivato il 45esimo, termina, dopo i 45 anni qualsiasi direzione, deve essere ovviamente delle direzioni aneretiche, quindi serie, non ne basta una, e poi bisogna anche vedere se in occasione di una direzione aneretica non vi sia un soccorso, cioè un ausilio di pianeti benefici che in quella direzione intervengono positivamente, perché in quel caso si potrebbe parlare di pericolo scampato. Capisci cosa voglio dire, no? Quindi, facendo riferimento a questo esempio, dopo i 45 anni possono intervenire delle direzioni che
non sostenute da pianeti benefici, potrebbero cagionare anche un evento infausto. Quindi, Quindi, quando quando Sirgli ha Sirgli fatto il calcolo, non è che quello è, indica, come dire, indica la durata dell'esistenza. Semplicemente dice quelli sono gli anni minimi promessi, gli anni minimi promessi, cioè il bonus certo, ecco. Okay. Dopodiché non è che la vita non continua, può continuare, però dopo bisogna osservare e guardare le direzioni, soprattutto le perfetto. direzioni meglio, le direzioni che hanno quella caratteristica lì, che si chiamano direzioni energetiche. Perfetto. Allora a questo punto Silvia, che poi mi ricordavo male, non erano 2-3 anni, adesso ha 43 anni, gli era venuto fuori 52, quindi ne aveva ancora 9, ma a questo punto Silvia direi che è un vantaggio perché ti puoi buttare col paracadute e non ti si può aprire, puoi andare giù per le rapide, puoi fare quello che ti pare fino a... A 52 anni, dopo ti consiglio prudenza, insomma. Adesso puoi anche sfidare a mani nude uno armato di coltello, praticamente. Ti faccio l'esempio per farti capire, Paolo, no? Per farti capire. E dal calcolo esce Alcocoden, no? Durata promessa minima 45 anni. Poi uno può arrivare anche a 90 anni. A 90 anni magari gli si verifica la direzione aneretica non sostenuta da benefici da 45 a 90 è vissuta, no? Ok? Cioè, fino a 45 è come se fosse sotto una sorta di ombrello che la dovrebbe teoricamente riparare, proteggere, perché quello è il numero di anni minimi comunque garantiti, promessi. Però ripeto, anche voglio essere molto chiaro, io sulle persone note, quindi io non lo faccio neanche su persone non note passate a miglior vita, sulle persone note, l'esperimento per verificare non mi ha dato sempre al 100% delle corrispondenze. Quindi io sulla tecnica dell'Ileg e dell'Alcocoden andrei un po' con i piedi di piombo. Mi fido molto di più delle direzioni, perché Perché sulle sulle direzioni direzioni non ho non trovato, cioè ho trovato sempre dei riscontri. Perfetto, c'è un'altra domanda e evidentemente proprio è destino che ti devi occupare comunque di questo. Può trattarsi... Dimmi, dici. Dopo questa trasmissione diranno che io sono l'astrologo della morte, che non mi piace. No? Vabbè, Guarda, te ne dai, faremo fare scherzo, un dai, altro dove tanto parleremo solo di per... vita, guarda. Senti, dai, per recuperare, dai. Dimmi. la domanda è, può trattarsi eventualmente di una morte simbolica? Allora, in linea generale, morte simbolica. Allora, partiamo da un concetto. L'approccio che ho io con l'astrologico è un approccio di un'astrologia prettamente fenomenica, tanto che io utilizzo i pianeti come significatori, cioè ogni pianeta ha un significato che può essere un significato universale o generale e un significato particolare o accidentale. Ti faccio l'esempio per rendere anche ai radio web ascoltatori rendere meglio l'idea. Venere, per esempio, parliamo di una cosa carina, Venere è il significatore generale, universale di che cosa? Dei sentimenti, dell'amore, delle relazioni affettive, del partner, soprattutto poi in tema maschile. Quello è il significato in re ipsa, cioè il significato intrinseco di Venere. Però Venere può avere anche, e qui varia da carta a carta, cioè da genitura a genitura, da tema natale a tema natale, può avere un significato diverso secondo, prima di tutto, il luogo, cioè la casa nel quale si trova, e secondo luogo in base a quella che è la casa che governa. Per esempio, se in una carta Venere si trova in undicesima o governa l'undicesima casa, diventa il significatore particolare o accidentale, come viene definito tecnicamente,
delle questioni o dei significati dell'undicesima casa, cioè amicizia, progetti, progettualità. Quindi sì, ha sempre i suoi significati generali, però viene ad assumere e ad acquisire dei significati che sono collegati e sono specifici del luogo che governa o nel quale si trova nella carta. In questo caso ho fatto l'esempio dell'undicesima carta. Questo per dire che cosa? Per dire sostanzialmente che io tendo a dare ai pianeti, considero un po' nell'approccio personale, che è un approccio che mi deriva un pochino anche dagli studi dell'astrologia antica, eccetera, un significato concreto, non tanto simbolico, anche se non escludo che comunque il pianeta possa avere un significato simbolico. Allora, è anche possibile che rispondendo alla domanda, che una direzione di Saturno magari possa corrispondere a una morte simbolica, soprattutto se può interessare i significatori dell'animo, cioè i pianeti che in astrologia, nell'approccio poi che ho io, che sono la Luna e soprattutto Mercurio, sono i significatori dell'anima. Allora a quel punto mi può indicare anche la fine di una condizione dell'essere, ma non la fine fisica, quanto la fine di una condizione psicologica o la fine di un modo di essere della persona. Però in linea generale ho notato che comunque andare a determinare i confini non è sempre facile. Ogni pianeta è portatore di significato, ovviamente distinti rispetto agli altri, però andare a individuare concretamente qual è nel caso specifico il significato che assume, lì diventa veramente un'impresa in alcuni casi molto ardua. Però non lo escludo, ecco, la risposta è in alcuni casi potrebbe agire anche in questo senso. Ok, a questo punto ripartiamo da dove avevamo interrotto, quindi dalla tua storia. C'è qualche evento particolare? Raccontaci l'evento determinante che ti ha detto l'astrologia è uno degli amori della mia vita, o forse il principale, adesso questo non lo so, insomma. Allora, io diciamo che io ho due amori nella mia vita. Uno poi ha superato l'altro. Il primo, che è stato il primo, è stato quello per la musica. Poi è venuta l'astrologia. Però poi l'astrologia ha preso il posto della musica, quindi io ho tradito la musica per l'astrologia. In realtà poi parliamo sempre di armonia in tutti e due casi, eh? Di armonia in tutti e due casi, di forme armoniche, perché anche le configurazioni planetarie esprimono armonia. Armonie o dissonanze, che è poi è quello che troviamo nella musica, no? Ora, evento particolare, diciamo che io quando ho studiato l'astrologia, ho cercato di studiarla sempre a occhi aperti, ho cercato sempre di studiarla verificando e mettendola alla prova. E ora ti racconto un aneddoto che mi è accaduto quando abbiamo avuto la nostra chiacchierata, ti ricordi, ne ho parlato, però lo voglio condividere, lo condividiamo con tutti i telespettatori, i radio web ascoltatori. Io ho sempre messo all'inizio l'astrologia alla prova. Perché? Perché io ho una mentalità, proprio perché ho una mentalità fortemente razionale, sono stato sempre in parte scettico. Cioè, dicevo sì, vabbè, ok, funziona, però avevo sempre degli atteggiamenti scettici nei confronti dell'astrologia stessa, quasi una sorta di ritrosia naturale, perché non riuscivo ad accettare l'idea che comunque in qualche modo la nostra vita potesse essere prevedibile.
Poi l'ho capito dopo, nel senso che poi sono entrato in una certa ottica, ecco, se uno entra in una certa forma mentis accetta, però fino a quando uno non entra in quella forma mentis particolare che poi è riassunto nel così in alto, così in basso, no? Del microcosmo del macrocosmo, in quello che, come affermava Giordano Bruno, l'uomo non è altro che un granello nella progressione infinita dell'universo, ecco, fino a quando, e quindi noi facciamo parte di un tutto molto più grande di noi, molto più vasto di noi, noi siamo una cellula all'interno di un corpo più grande che è costituito dall'universo, ecco, fino a quando non si entra in quella mentalità diventa un po' difficile. Noi siamo abituati all'idea di un uomo che si pone sopra la natura, si pone quasi al di sopra delle leggi della natura, del creato, del mondo che ci circonda. Quindi se uno va avanti con questa mentalità diventa un po' difficile accettare che comunque in parte noi siamo soggette al pari di tutti gli altri esseri animati, soprattutto e anche inanimati, siamo soggette a delle leggi superiori a noi. Quindi io, ritornando al discorso, io ho sempre messo alla prova l'astrologia, proprio per questa sorta di innato scetticismo, cioè mi sono accostato con curiosità, ho visto che comunque mi dava delle risposte soddisfacenti dal punto di vista razionale, però dall'altra parte avevo le mie riserve da essere umano e non accettavo questa cosa, quindi la mettevo sempre alla prova. Allora, quando io frequentavo gli anni di giurisprudenza, non nascondo che mi facevo le previsioni dell'esame. Quindi volevo capire, almeno incominciavo da lì, no? Quando uno incomincia a studiare, poi sono molto affascinato dall'arte previsionale. Cioè, per me l'astrologia è previsione. Cioè, l'essenza dell'astrologia è fare la previsione. Come dicevo gli antichi, no? Ton apotelesmatikon, cioè la stessa libro di Tolomeo, il Tetrabiblos, ok? È la previsioni astrologiche, cioè qual è la finalità dell'astrologia? Quella di cogliere le linee, cioè come si può sviluppare un determinato effetto. Infatti l'apotelesmatico, anticamente gli astrologi erano definiti matematikos perché misuravano anche nelle direzioni. Cosa fai? Misuri l'arco, cioè c'è una base fortemente astronomica, quindi una base matematica, e poi si cerca di trarre, di giudicare o di interpretare gli influssi e di capire dove possono portare quegli influssi, cioè come gli astri portano a compimento i loro significati. Quindi per me l'astrologia è essenzialmente previsionale e in questo senso apro una piccola parentesi. Io vorrei invitare o inviterei gli astrologi di oggi, alcuni lo fanno già, a tentare a fare la previsione. Non c'è niente di sbagliato se una previsione per ipotesi venga errata. Soprattutto parlo di previsioni che possono riguardare il collettivo, cioè che possono riguardare quella che viene definita astrologia, previsione di astrologia cattolica o astrologia mondiale. Io ci provo, ma non è che ci provo perché prima di tutto è una scuola, è una palestra, è la previsione la palestra per l'astrologo. Il vero banco di prova. È lì che l'astrologo dimostra che tutto ciò che ha appreso dei suoi studi lo mette in pratica. Quindi rinunciare alla previsione significa rinunciare all'essere astrologo, cioè a rinunciare a una componente essenziale e fondamentale dell'astrologia. In questo senso, è come il medico che ha imparato tomi e trattati di anatomia, però quando accade qualcosa si rinuncia sia a fare la diagnosi e l'eventuale prognosi, no?
della malattia, sia rinuncia eventualmente a intervenire lui stesso come chirurgo per porre rimedio al malanno. Allora io mi domando che cosa serve, cosa è servito quello studio? Diventa un puro passatempo intellettuale. Quindi io in questo senso non è un'accusa, è semplicemente un invito, invito tutti gli astrologi, soprattutto poi tutti gli astrologi che hanno un approccio antico, che è finalizzato e votato alla previsione, a fare previsioni, a provarci e a renderle pubbliche. Non esiste io ci perdo la faccia, io non lo so se sbaglio poi. No, siamo tutti, io mi considero un umile viandante sulla via delle stelle, siamo tutti in cammino, la conoscenza è sterminata, siamo tutti in cammino, siamo esseri umani, possiamo sbagliare, come posso sbagliare tutti quanti, non c'è vergogna, ci si rialza, si apprende dallo sbaglio e si riparte. Quindi, in questo senso, torniamo a quello che ho detto prima, io ho incominciato a fare delle previsioni per me stesso. Allora, dovevo fare un esame all'università, effettivamente avevo poco tempo a disposizione e l'esame era molto ampio e devo essere molto sincero, erano due libri, uno molto cospicuo, corposo, era un esame a quel tempo di diritto del lavoro, uno era molto cospicuo, molto corposo, era la parte generale di diritto del lavoro e ero riuscito a terminarla. Il secondo libro, che era un libro di relazioni industriali e sindacali, era un libro di circa 260-270 pagine, avevo 2 giorni, non ero riuscito a darmi una preparazione. Come dire, una preparazione idonea per sostenere un esame. Quindi, comunque, cosa feci? Mi feci la carta della rivoluzione lunare bigiornaliera. Praticamente, ora non voglio spiegare la tecnica perché è un po' complicata, dico semplicemente che si prende la luna della rivoluzione solare, la luna, la posizione, la si sposta di 30 gradi. Quindi facendo passare per ogni segno zodiacale, la Luna si ferma più o meno per ogni segno più o meno 2 giorni e mezzo. Quindi feci la carta per il giorno dell'esame con la Luna e vidi degli aspetti che erano fantastici. Perché notai che avevo Venere, Giove e Urano, a quel tempo consideravo i pianeti anche transaturnini, cioè Urano, Nettuno, Plutone, nella casa nona, in acquario, nella casa nona, era febbraio del 97, ti dico anche il periodo, nella casa nona, e dall'altra parte, nella terza casa, avevo la Luna, la Luna. Ora, la terza e la nona, per coloro che magari non lo sanno, io lo dico così per coloro che non lo sanno, sono le case collegate, una alla comunicazione, agli iscritti, la casa terza, la casa nona anche agli studi superiori, quindi gli studi anche di tipo universitario, quindi gli esami universitari, possono essere anche concorsi pubblici. Quindi che feci? Ho detto, vidi questi aspetti, ho detto, qua con questi aspetti qui io l'esame non posso non passarlo, in base a quello che avevo appreso e studiato. Quindi io ho detto, va bene, io ora metto alla prova l'astrologia, vediamo cosa succede. Io vado all'esame con due terzi della materia preparazione da esame, bene, ottima, e un terzo, sinceramente, non era una preparazione da esame, cioè mi ricordavo qualcosina. Però sai, in 2 giorni leggere di fretta e furia un libro di 250 pagine rimane ben poco, non rimane molto. Andai a sostenere l'esame. L'esame era diviso in 2 parti, parte scritta e parte orale. Era l'unico esame presso la facoltà di giurisprudenza che ho frequentato che era divisa in 2 parti, che prevedeva cioè un esame scritto e un esame orale. L'esame scritto consisteva nella somministrazione di un test a risposte multiple anche a domande aperte, erano 15 domande, e poi chi avrebbe superato il test doveva sostenere la parte orale dell'esame.
Insomma, io feci l'esame scritto, dopodiché al termine dell'esame rientrai nel gruppo di coloro che avevano superato la prima parte. Quindi io dissi, vabbè, fino adesso è andata bene, fino adesso l'astrologia ha funzionato, vediamo. Allora, nella commissione d'esame, me lo ricordo, guarda Paolo, come se fosse adesso, perché sai, certe tappe ti lasciano il segno veramente. Quindi, quando andai a fare l'esame, la parte orale, c'era un assistente di cattedra, non era l'ordinario, il professore ordinario, il titolare della cattedra, era un assistente, che era la fotocopia, proprio uguale, fotocopia di Sergio Cofferati. La fotocopia di Sergio Cofferati, ovviamente con i capelli scuri perché era molto più giovane, quindi non i capelli brizzolati, i capelli neri, senza la barba, però in viso era la fotocopia di Cofferati. Sai, quasi parafrasando la frase omen, nomen est omen, no? Lui, sai su cosa interrogava? Interrogava sulle relazioni industriali, cioè su quel libro nel quale io non avevo una preparazione, onestamente una preparazione da esame. Io infatti sentivo le interrogazioni di questa persona, interrogava solo su quella parte. Io spero che non mi chiami questo assistente, perché altrimenti qua l'astrologia ha toppato, qua l'astrologia ha fallito. Prima di me lui interrogò, questa persona interrogò sei persone, sei colleghi universitari, cinque bocciati, l'ultimo 18, mise 18. Chiamò me e io lì, mentre mi avvicinavo alla cattedra, per andare a sostenere l'esame, io disse, bene, qua astrologia tu hai sbagliato. Cioè, io era quasi una sfida, capito? Non ci credevo, ho detto, tu l'astrologia hai sbagliato, qua ora questo mi boccia, quindi tutta la previsione, o sono io che non so, che ho sbagliato, ma gli aspetti erano talmente, le configurazioni erano talmente lampanti, talmente da manuale, che era difficile poter dire, insomma, poter ricavare o argomentare o desumere qualcosa di diverso da quelle configurazioni. Comunque, mi sedetti davanti a questo docente, incrociando ovviamente, facendo scongiure, incrociando le dita, e lui mi disse, lei ha superato l'esame scritto proprio per un pelo. In che senso? Ha risposto al numero minimo di domande. Mi scusi, quanto era il numero minimo? 10 domande. Le ha risposto esattamente a 10. È un colpo di fortuna, no? Poi mi disse, bene, allora adesso la interrogo. A un certo punto, prima di interrogarmi, stava pensando alla domanda, mi ha detto, senta, io fino adesso ho interrogato sulla parte di relazioni industriali, sindacali. Cosa ne dice se invece cambiamo un pochino e la interrogo sul primo libro, che era la parte di diritto del lavoro in generale, no? Tutta la parte dei contratti, eccetera, eccetera, che era la parte che io conoscevo, cioè quel libro che io avevo avuto, visto che l'avevo preparato in 20 giorni, avevo avuto tempo di poterla preparare a livello proprio esamistico, cioè proprio per sostenere un esame. E io gli dissi, va bene, mi fece 5-6 domande, poi a un certo punto mi disse, però io non la posso lasciare andare se non le faccio una domanda sul libro Relazioni industriali e sindacali. Ecco lì io dissi, bene, adesso ora chissà cosa mi chiede, io non so al limite che risposta dare e questo mi boccia. E quindi l'astrologia hai fallito. Questo è tutto un percorso mentale, no? Facevo mentalmente, mentre apparentemente dicevo sì, mi interroghi, veda lei, mi faccia la domanda. Paolo, come ti ho detto anche nella nostra conversazione privata, credimi, mi disse, me la ricordo come adesso, mi dice il rapporto esistente tra contratto collettivo di categoria, cioè quello aziendale, scusami, e contratto collettivo nazionale, che poi sarebbe la contrattazione di primo e di secondo livello. E io la risposta, che poi era quel rapporto Species Agenus, che era l'unica cosa di 260 pagine, l'unica cosa che mi ricordavo. Lui mi ha guardato, mi ha detto va bene, non ha approfondito, non mi ha fatto altre domande, mi ha detto mi dica
il rapporto che esiste tra questo e questo. Cioè la domanda, mi fece la domanda su qualcosa che era l'unica che io mi ricordavo. Prese lo statino, mi disse preparazione altalenante, e quindi io, guarda, io avrei accettato anche il 18, non me ne fregava niente. Lui mi, però, sai, altalenante pensavo 24, 23, e mi disse 27, le sta bene. Io non ci credevo, ho detto dove devo firmare, mi dica dove devo firmare, avevo proprio, era quel momento in cui scarichi l'adrenalina, no? E avevi proprio, ecco, quando mi sono alzato, ho stretto la mano, sono sceso, ho detto a me stesso, all'astrologia, mi ha dato una grande lezione, io che ero pronto a metterti da parte se avessi fallito, a questo punto mi hai proprio conquistato, gli ho detto, non ti lascerò più. Diciamo che è un matrimonio che dura fino ad ora, quindi anche se all'inizio con fasi alterne, discontinue, ormai sono dal 1987 aprile, fino adesso sono ormai quasi 33 anni, tra poco 33 anni, che io e l'astrologia percorriamo insieme, anzi è lei che mi conduce per mano. Bene, allora a questo punto direi che possiamo fare una prima pausa, così tu ti riposi un po', gli ascoltatori Ok. anche si fanno la loro pausa. E, abbiamo scelto un brano che ce l'hai segnalato tu, quindi abbiamo questa abitudine che gli ospiti, insomma, gli facciamo scegliere i brani, purché non ci mettano cose del tutto oscene, insomma, ci chiedano delle cose terribili. In questo caso, tra l'altro, coincide anche con i nostri gusti, in particolare con i miei Sì, gusti. vai Stefania, vai tu. Eh sì, allora intanto diciamo che all'inizio, come diciamo brano di apertura che non l'avevamo annunciato, abbiamo messo Phil Collins Against All Odds, e che appunto Bellissimo. anche questo è uno dei brani che, o meglio, è l'artista, diciamo, è Phil Collins che ci avevi suggerito tu. E invece adesso mettiamo Franco Battiato, che per una volta non è stato scelto da me perché gli ascoltatori sanno che, almeno gli ascoltatori, quelli che ci seguono sempre, insomma, sanno che io metto quasi sempre Battiato. In quasi tutte le puntate c'è un brano di Battiato perché lo adoro e, insomma, sono molto, sempre molto Anch'io moltissimo. sono sempre molto spirituali e significative le sue canzoni. E in questo caso mettiamo proprio un brano che hai scelto tu, Zai Saman, dall'album Fisionomica dell'88. Se vuoi annunciarlo tu o comunque dirci qualcosa, dirci perché ti piace questo brano, oppure lo mandiamo subito. Dai Savanna, se mi chiedi perché l'ho scelto, no? Perché tra le varie, Sì. ce ne sono, sarebbero tutti belli quelli del maestro Battiato, tutti sono belli, sono tutti dei capolavori, sono dei dipinti e comunque i testi sono profondamente spirituali, profondamente, mette in evidenza una conoscenza profonda. Poi peraltro Battiato è un maestro sufi. Ha fatto, c'è un certo percorso di studi di profonda meditazione. Sì. E io che sono un'anima in parte molto melanconica, saturnina, mi ci trovo. Allora, perché ho scelto Zai Saman? Perché una parte del brano, del testo, sembra quasi, non dico pronosticare, però anticipa o ha colto, la decadenza, dell'Occidente. Quindi ha colto il segno dei tempi in un certo senso in largo anticipo, perché questo brano, come giustamente hai detto tu, è dell'88, che già si stava un po', stava cogliendo, già c'erano in luce i segni della decadenza dell'Occidente dal punto di vista della società occidentale, dal punto di vista culturale dei valori. Infatti c'è una parte del brano in cui dice, parla di crollo dell'Occidente, crollo dei valori, crollo dell'Occidente, dall'Oriente orde di fanatici. Quindi, visto che, per ricollegarlo un po' alla visione astrologica, l'essere apotelesmatico significa
cogliere gli effetti che gli astri portano a compimento. Io credo che Battiato abbia colto certi sintomi e li abbia nel testo, ci abbia voluto comunicare la direzione che stava prendendo la nostra società, in che direzione stava andando. Eh sì, tra l'altro volevo soltanto aggiungere su questo discorso delle previsioni che hai fatto prima, che hai anticipato la domanda che volevo farti perché proprio stamattina ho letto sul tuo profilo Facebook un post dove parlavi proprio dell'importanza delle previsioni in astrologia e poi comunque continueremo a parlarne dopo questo brano. Assolutamente, assolutamente. Zai Saman di Franco Battiato. Ok, allora proseguiamo con la nostra conversazione con Massimiliano e come prossima domanda direi che partiamo da quello che credo che sia, no, credo, è la tua opera principale, anche perché finora è l'unico libro che tu hai pubblicato, ma presumo che ti sia costato una quantità di tempo e di lavoro infinito, perché come ho detto prima è un libro di 470 pagine, molto tecnico, ma anche allo stesso tempo molto chiaro. Quindi, e che è appunto un argomento un po' inusuale, nel senso che nella letteratura astrologica spicca un po' sia per il grado di tecnicità ma anche per il tipo di argomento, perché sulle direzioni primarie appunto non c'è nulla. Ricordiamo a chi ci ascolta che le direzioni primarie sono uno dei molti strumenti previsionali, quelli classici, quelli più adottati sono i transiti e le rivoluzioni solari, però ce ne sono anche altri, uno di questi appunto è le direzioni. Perché te ne sei occupato? E dici quello che ti va di dirci sulla scrittura di questo libro e sulle direzioni primarie in generale. Ok, allora, diciamo che io, come ho detto precedentemente, il primo incontro con le direzioni primarie l'ho avuto leggendo il libro di Angelo Prumini, L'avvenire non è un mistero, un libro che letteralmente mi folgorò. Cioè ci sono, quegli incontri possono avvenire non soltanto con personaggi, con persone, diciamo, ma possono avvenire anche, come in questo caso, uno può incontrare il, tra virgolette, maestro o i maestri anche sotto forma di un testo, di un libro, che però ha qualcosa da comunicare e arriva nel momento, ecco, io ormai entro nell'ottica che non esiste il caso non esiste, si può credere a caso solo se si entra in quel discorso che ho fatto prima, cioè l'uomo è un'entità avulsa dalla realtà circostante che è superiore alle stesse leggi della natura e quindi qualsiasi cosa possa accadere, cerca di dare una spiegazione razionale, estremamente scientifica, logica però, quando non c'è la spiegazione si dice è dovuta a mera casualità. Invece ritengo che riconducendo il discorso microcosmo nel macrocosmo, noi siamo una cellula di questo enorme corpo che è costituito dall'universo che è sterminato, quindi il caso non esiste. Quindi per me quel libro è arrivato nel momento in cui, molto probabilmente, forse ero pronto a affrontare lo studio dell'astrologia in un determinato modo, perché prima avevo letto un po' di tutto di più, ti dico la verità Paolo, avevo letto di tutto di più, ero un divoratore di libri, tanto era anche perché quando ho incominciato, come ho detto precedentemente, era l'età dell'adolescenza, quindi da 14, 15, 16, 17 anni, ed ero un divoratore. Perché più leggevo, più mi sentivo, non mi sentivo sazio, avevo voglia di approfondire, di conoscere, ero proprio incuriosito. L'astrologia è un po' così,
ma l'ansiologia prende molto quando quasi passo dalla mera curiosità e quella scintilla di curiosità diventa poi passione. Quindi mi capitò questo libro sotto mano del Brunini e lo apprezzai molto perché il titolo era, come ho detto prima, L'avvenire non è un mistero e io adesso non lo considero molto Urano, non me ne volessero male, non me ne volessero male i radio web ascoltatori che io dico che non considero Urano, non è che non lo considero perché so che non dico che non esiste, Urano, Nettuno e Plutone esistono, soltanto che avendo sposato un approccio nel quale la luce, quindi è un approccio filosofico antico, la luce è in grado di incidere nel mondo sublunare perché è in grado di modificare, di creare delle modificazioni nella materia. Quindi io prendo in considerazione quei corpi celesti che sono i pianeti visibili e le stelle fisse che emettendo luce, i pianeti per luce riflessa, perché rifletto la luce del sole, tranne il sole che invece è la fonte che emette la luce perché è una stella. E le stelle che le mettono, ok? Mettendo luce, quindi sono in grado di poter in qualche modo incidere sulla materia. E noi siamo fatti di spirito, ma siamo fatti anche di corpo, quindi di materia. Quindi proprio per questo motivo io prendo in considerazione soltanto i pianeti visibili e poi ovviamente le stelle fisse, perché sono in grado di assurgere al ruolo di players, cioè di attori. Consideriamo la vita e anche la carta natale come una sorta di palcoscenico, ogni pianeta, come ho detto prima, ha un significato generale, universale, ma anche accidentale, quindi gioca un ruolo, assume un ruolo, è come se fosse una sorta di commedia, no? Una sorta di commedia dove ci sono i vari attori, ognuno c'è il suo ruolo, ognuno segue un determinato copione. Il copione è costituito dai significati generali o accidentali che il pianeta ha. Ecco perché io utilizzo i pianeti visibili, perché sono gli unici in grado di poter assurgere al ruolo e quindi di poter, come dire, mandare ad effetto e suscitare effetti visibili nella vita concreta di ogni giorno, cioè sono generatori di azioni e quindi di eventi che si verificano sul piano materiale. Poi Urano, Nettuno e Plutone si potrebbero utilizzare, ma gli eventi che producono, non essendo visibili, avvengono su un piano diverso, per esempio, vengono molto utilizzati, soprattutto Plutone, poi, nell'astrologia contemporanea, per quanto riguarda la psiche. Perché la psiche non è un qualcosa di visibile, è un qualcosa di interiore, quindi si tratta di esplorare il mondo interiore. Allora a quel punto, sotto questo aspetto, va bene utilizzarli, o chi lo vuole fare lo faccia tranquillamente, sono pianeti non visibili, quindi agiscono su un piano differente. Però se io voglio fare previsioni concrete, previsioni concrete relativamente, non lo so, all'esito di un esame, all'esito, non lo so, di un concorso, non lo so, un incontro sentimentale. Noi abbiamo parlato, ti ricordi, dell'astrologia oraria, che ti stai appassionando di astrologia oraria. Ecco, l'astrologia oraria, che è un ramo della catarchè, quindi astrologia catarchica, deve dare una risposta, una domanda, una risposta concreta a una domanda concreta. Ecco lì. Si utilizzano soprattutto i pianeti visibili, proprio per un motivo molto semplice, perché sono gli attori quelli che generano gli eventi e che sono in grado di dare una risposta a come gli eventi si possono manifestare. Ora, detto questo, io quando ho letto quel famoso libro che ti ho detto del Brunini, che poi aveva come sottotitolo, il titolo era L'avvenire non è un mistero, ma come sottotitolo era compendio astronomico. Quindi si trattava di un trattato di astrologia scientifica, ove per astrologia scientifica si intende un'astrologia che ha come supporto uno supporto strettamente, o un fondamento strettamente, essenzialmente matematico-astronomico,
E io vidi il calcolo delle direzioni, soprattutto io ero affascinato dalla previsione e ancora oggi ne sono innamorato, a quel tempo ero affascinato, oggi ne sono innamorato, come ho detto prima. Cioè, ho sposato un po' una frase, l'ho scritta anche nel libro che ho scritto sulle direzioni, no? Nel libro, cioè, la frase è sostanzialmente che noi ci dobbiamo occupare comunque del domani, perché è lì che noi andremo a trascorrere i giorni che verranno. Cioè, questo non significa rinunciare al vivere l'oggi, al vivere il quotidiano. Il quotidiano deve essere vissuto anche intensamente, con passione, con profondità, non in modo superficiale. Però noi ci dobbiamo anche, secondo me, occupare del domani, perché di quello che potrà avvenire, di quello che probabilmente, ecco, mettiamo la parola, l'avverbio, probabilmente potrà avvenire. Ce ne dobbiamo occupare. Non possiamo pensare che la vita sia un eterno presente. Il pensiero dominante, se vogliamo, il pensiero in parte lo possiamo definire il pensiero unico. Il pensiero dominante ci vuole imporre una vita dell'eterno presente. No, la vita non è un eterno presente, la vita è un fluire, la vita è uno scorrere, è un panterei, come si diceva nell'antica Grecia, cioè è un fluire. Quindi noi siamo, è come se fossimo, noi come se fossimo un corso d'acqua che sta percorrendo dalla sorgente, quindi il momento della nascita, sta percorrendo un solco, sta percorrendo un tracciato. Questo tracciato poi ci porta dove? A ricongiungerci dalla fonte da cui proveniamo. E ovviamente questo percorso ci porta a dover affrontare delle esperienze che ci servono per la nostra crescita spirituale, per la nostra maturazione. Quindi, che non sono scelte casuali. Poi ognuno può trovare la propria spiegazione nella religione, nella filosofia, nella dottrina, per esempio, del karma, se vogliamo, di cui parlava anche comunque Cristo. Però qui andiamo ad affrontare altri argomenti in alcune frasi del Vangelo. Però, in linea generale, voglio dire, noi siamo portati ad affrontare determinate esperienze. Certe esperienze probabilmente le dobbiamo affrontare in ogni caso. Quindi l'arte della previsione ci permette che cosa? Innanzitutto di predisporre l'animo all'accoglimento dei probabili o dei probabili eventi futuri, ma anche a predisporre quanto il nostro potere, nel potere di esseri umani, di piccoli esseri umani, quanto il nostro potere di predisporre tutta una serie di accorgimenti affinché determinati eventi possano anche essere corretti, oppure l'impatto di determinati eventi possa essere in qualche modo contenuto. Quindi, in questo senso, la previsione cosa fa? Ci permette di non solo di prepararci ad accogliere, lo dice Tolomeo questo nel proemio della Tetrabiblos, ma nello stesso tempo ci permette a poter affrontarli nel migliore dei modi, e se possibile nel migliore dei modi. Ora, se questa è la finalità che io ho sposato, nel senso come principio del mio essere viandante lungo la via delle stelle, a questo punto io devo conoscere uno strumento, avere degli strumenti che mi permettono di poter quantomeno cercare di congetturare, di abbozzare quello che può avvenire. Cioè, la carta di nascita ci dà una raffigurazione statica, è una fotografia di un determinato istante. L'istante qual è? Quello della nascita, che poi coinciderebbe nel momento del taglio del cordone ombelicale, cioè quando l'individuo viene separato dalla madre e diventa un'entità autonoma.
Però il cielo si muove. Non è che dopo quell'istante il cielo è cristallizzato. Quello è il momento iniziale di partenza, il momento neanche del seme, perché il momento del seme sarebbe quello del concepimento vero e proprio. Da lì nasce il tutto. Ora, ovviamente il momento del concepimento esistono delle regole per poterlo, la più famosa è quella della tutela in Hermetis, quella dell'individuazione del probabile momento del concepimento. Però è un momento, lo dice anche Tolomeo e altri, è un momento incerto, non è un momento certo e sicuro come quello della nascita. Quello della nascita è un momento oggettivamente rilevabile, certo. Sempre che le persone presenti al momento del taglio del cordone ombelicale si ricordino di guardare l'orario, da cui il termine che oggi utilizziamo ascendente anticamente veniva definito oroscopo, cioè osservare proprio che cosa? Osservare il punto sorgente, quindi osservare l'ora, in qualche modo, osservare il punto sorgente, quello che sorge est, perché l'oroscopo cos'è o ascendente? È il grado di eclittica che sta sorgendo in quell'istante, in questo caso l'istante della nascita, a oriente. È un punto fittizio di intersezione tra l'orizzonte locale del luogo e l'eclittica, cioè il percorso apparentemente tracciato dal Sole, perché in realtà è generato dal moto di rotazione della Terra, siamo noi che giriamo intorno al Sole. Ma siccome noi ci muoviamo solidamente con la Terra, vediamo apparentemente il Sole lungo l'anno a tracciare un percorso. Questo percorso si chiama eclittica, perché lì si generano le eclissi, un altro argomento a me molto caro. Quindi, ritornando al discorso del libro, per non fare troppi voli pindarici da parte mia, siccome il mio scopo fondamentale è stato quello sempre, cioè, dove mi sono orientato, dove mi sento predisposto, perché poi gli approcci, non è che uno sceglie un approccio tanto per così, perché non sa cosa scegliere. Secondo me uno sceglie l'approccio in base a quello che è il proprio essere, la propria condizione di persona. La propria struttura, anche la propria forma mentis, la propria struttura caratteriale, la propria personalità, se vogliamo. Quindi, siccome il mio scopo è stato sempre quello di studiare con ottica, con approccio scientifico l'astrologia, io la ritengo una scienza l'astrologia. È un'arte, però è anche una scienza, perché ha un fondamento scientifico che è costituito da che cosa? Dal moto della sfera celeste, dal moto dei corpi celesti. E quello è studiato scientificamente. La stessa astronomia non è nata, cioè l'astronomia non ha preceduto l'astrologia, è nata in funzione dell'astrologia. Gli antichi astronomi babilonesi, della valle che si trova fra l'Eufrate e il Tigri, capirono che per poter fare previsioni, quando incominciarono a guardare la volta celeste, dovevano innanzitutto comprenderne il moto, perché non puoi fare giudizi, anticamente si aveva giudizio, non puoi cioè fare interpretazione, diremmo oggi, con un linguaggio molto più accettabile, perché giudizio sa quasi qualcosa di ineluttabile, ma non puoi fare interpretazione se non conosci che cosa. Come si muovono i corpi celesti. Ecco che incominciarono a osservare, incominciarono a studiare il moto, incominciarono a determinare le regole che governano il moto dei corpi celesti. E a quel punto, se tu sai il moto, puoi prevedere. Perché? Perché il moto ciclico dei pianeti è prevedibile. Una volta che tu comprendi come un corpo celeste si muove, visto che il moto è ciclico e quindi è ripetitivo a determinate scadenze, ok? Una volta che tu sai come si muove un corpo celeste, puoi prevedere
dove si trova in un determinato istante. Per questo noi oggi, per esempio, siamo l'effemeridi. L'effemeridi, da che cosa sono? L'effemeridi sono lo strumento che ci permettono di determinare quella che è la posizione dei corpi celesti in relazione, per quanto riguarda le effemeridi astrologiche, sto parlando, le posizioni in relazione all'eclittica, ok? E noi possiamo vedere, per esempio, dove, ma anche gli stessi software, dove magari Venere si trova fra 10 anni, ma non perché questo è frutto di, non lo so, di magia, oppure frutto o prodotto di cognizioni extrasensoriali, ma semplicemente perché conoscendo le regole su cui si basa il moto di Venere, le regole matematiche, perché sono state codificate in algoritmi poi matematici, riusciamo a capire, essendo il moto ciclico, che fra 10 anni Venere, per esempio a X data, si trova in quella posizione lì. Quindi da qui ne nasce la possibilità della previsione, dal fatto che il moto dei corpi celesti è un moto prevedibile. Quindi l'astronomia è nata in funzione dell'astrologia. Gli antichi capirono, se vogliamo interpretare, dobbiamo conoscere come funziona la macchina. Dopodiché, una volta appresa come funziona la macchina, possiamo fare previsioni, perché possiamo, attraverso le varie regole matematiche, stabilire dove il corpo celeste X si viene a trovare in un determinato momento. Il cielo è in movimento, ritornando al discorso di prima. Il momento della nascita, il corpo, il cielo è il momento dell'istante della nascita, come per esempio l'istante della domanda oraria. È la fotografia, l'istantanea, è la fotografia di un momento cristallizzato, però non è che rimane lì cristallizzato in un blocco di ghiaccio. I pianeti si muovono dopo, il cielo si sposta, il cielo cambia. Quindi, se tu pensi, per esempio, che dall'istante della nascita, nelle prime 6 ore, si verificano tutte le direzioni che interessano una vita media umana, cioè circa 90 anni. La vita media umana è quella, più o meno, 90 anni. Nelle prime 6 ore dalla nascita. Si verifica in cielo, il cielo continua a spostarsi in virtù del moto diurno, cioè il moto di rotazione della Terra, si comincia a spostare, quindi nello spazio locale incominciano i pianeti a interagire e a fare delle relazioni rispetto alla posizione di partenza, cioè alla posizione della nascita. Questo è il principio della direzione. E la direzione è la tecnica previsionale madre, la madre di tutte le tecniche previsionali. Cioè, anticamente le tecniche erano queste, le dico in modo molto semplice, quelle che venivano utilizzate, soprattutto in astrologia genetrica o giudiziaria, cioè quella che riguarda la formazione di un giudizio, cioè di un'interpretazione sulle geniture, sulle carte natali. Le tecniche madri erano le direzioni, le perfezioni, o dette erroneamente profezioni. Il grande e compianto Giuseppe Bezza, grande studioso di astrologia antica in Italia, che ho avuto il piacere e l'onore e la fortuna, il destino ha voluto, insomma, che l'abbia incontrato 3 volte. In 3 occasioni, dicevo, il grande Giuseppe Bezza ha avuto proprio questo merito, tantissimi meriti, è stato lui che ha avuto il merito di aprire nuovamente quello scrigno che custodiva tanti scritti che erano rimasti inaccessibili. Perché? Perché erano tutti redatti in greco, in latino, quindi lingue inaccessibili. Alla massa, lui le ha tradotte, le ha studiate, ci ha spiegato le tecniche, quindi in Italia, ma anche a livello mondiale, è stato lui uno tra i più grandi studiosi di astrologia. E noi siamo umili, umili devoti tributari di questa conoscenza, cioè quello che noi sappiamo è grazie soprattutto a lui, a questa sua grande opera.
Lui, per esempio, ha detto, attenzione, che il termine profezioni è errato, in realtà è perfezione, perché si tratta sempre in un'ottica apotelesmatica di un portare a effetto un qualcosa, è una tecnica previsionale anche quella. Poi vengono le rivoluzioni, tra cui le principali sono la rivoluzione annuale, detta anche rivoluzione solare, infine, proprio in coda abbiamo il transito, infine in coda abbiamo il transito. Però la tecnica madre, quella che in grado di poter determinare le tappe fondamentali dell'esistenza è indubbiamente la direzione, quelle che noi definiamo direzioni. Quindi, siccome mi sono posto come necessità quella di, nella mia formazione personale, quella di, nella mia autoformazione, perché ci sono tantissime scuole preparatorie, però effettivamente le direzioni non vengono affrontate da tante scuole, sono pochissime quelle che le affrontano come argomento. Perché? Perché le direzioni richiedono uno studio particolare in quanto avvengono nello spazio locale, quindi non si prende come parametro di riferimento l'eclittica. Molti pensano che le direzioni sono quelle che si fanno sull'eclittica, le cosiddette direzioni simboliche che sono prodotto del XX secolo. Le direzioni di cui che ho parlato io nel libro, quelle strettamente astronomiche, sono direzioni che avvengono nello spazio locale, quindi prendono come punto di riferimento l'equatore celeste, che l'equatore celeste, in quanto proiezione di quello terrestre, ci permette, proprio prendendo questo come parametro, ci permette di poter fare quella riconduzione del generale, cioè del cielo alla terra. Quindi, se io devo determinare, devo stabilire una persona quando, faccio l'esempio per farsi capire, quando si sposa. Se ci sono due persone che hanno lo stesso aspetto di Venere con un altro pianeta, non è detto che si sposeranno nello stesso momento. Perché? Perché diversa è il momento della nascita e diverso può essere la posizione nello spazio locale di questi due pianeti. Per cui l'incontro di direzione, cioè la direzione, può avvenire in tempi diversi, proprio perché la posizione dello spazio locale è diversa. Ora, chiarisco, che cos'è lo spazio locale? In modo molto più semplice. Lo spazio locale è la divisione del cielo nelle cosiddette 12 case. Le case costituisce lo spazio locale. Lo spazio locale è diviso in 12 settori. Ogni settore temporalmente è uguale perché è costituito dalla divisione in linea temporale del giorno in 12, quindi sono ciascuna di 2 ore, e lì dentro ci sono i corpi celesti. Questi corpi si spostano nello spazio locale da oriente verso occidente, cioè con il cosiddetto moto orario, che sarebbe il moto di rotazione della Terra. Quindi, per cui gli incontri di direzione tra due pianeti che possono essere nello zodiaco alla stessa distanza, se questa stessa distanza nello zodiaco noi lo vediamo in due temi natali, magari nella stessa giornata, ma che nascono anche in ore diverse, ma anche a distanza di qualche minuto, noi noteremo che la scansione temporale subisce delle variazioni, proprio perché tutto dipende dallo spazio locale. Quindi, ritornando al discorso di direzioni, quindi io avevo necessità e esigenza di approfondire questo argomento e la tecnica madre, perché poi alla fine funziona così. Tu con la direzione riesci a individuare in una vita un momento specifico, un anno X. Dopodiché, una volta che uno ha visto l'anno X, analizza le perfezioni di quell'anno X, magari dell'anno prima e dell'anno dopo a cavallo della direzione, le due rivoluzioni solari, e poi da lì cerca di capire, in base al principio della più un aspetto si ripete, più ad alta probabilità di verificarsi, si cerca di congetturare cosa quella direzione sta a indicare, sta a significare. Diciamo che la direzione
diventa una sorta di strumento che ci permette in una vita di sapere, in base all'argomento, dove andare a guardare, cioè in quale istante soffermare la nostra attenzione, invece di sparare a caso un anno così, senza sapere come e il perché. La direzione diventa uno strumento regolatore per l'astrologo, uno strumento regolatore che permette di determinare in una determinata vita, in base al tipo di evento che si vuole andare a ricercare, tipo, se io ho un tema maschile e voglio stabilire, una volta che ho stabilito, ho determinato che quella persona può contrarre matrimonio o avere un'unione sentimentale, vado a verificare magari quando ci possa essere una favorevole direzione di Venere con il Sole. Quindi, e poi, una volta che stabilisco il tempo probabile di questa direzione, l'anno della direzione, vado a verificare se ciò trova conferma con le perfezioni e poi con le evoluzioni. Quindi la direzione diventa lo strumento fondamentale per determinare, in base alla ricerca e alla questione, all'argomento che vogliamo esaminare, per determinare il momento sul quale concentrare la nostra attenzione e quindi andare poi come una sorta di telescopio a scansione, andare ad approfondire quel periodo per capire in che modo, se quell'evento trova conferma e in che modo si può venire a manifestare. Bene, Massimiliano, allora a questo punto ti vorrei chiedere se vuoi, c'è ancora qualcosa che tu vuoi che ti domando oppure no? Perché se la risposta è Tu sì. hai una curiosità, se tu hai una curiosità. No, no, io ce n'ho diverse, infatti Tu adesso dici, sto guarda, per. io sono. No, io sto per farti altre domande, però ci Io possono essere anche. mi sto appassionando, quindi. Mi No, piace parlare di astrologia, cioè quando ami una materia, il tempo non passa, quindi io sono qua, se hai qualche curiosità, qualcosa magari, cioè curiosità nel senso vuoi fare tu qualche domanda, o qualche approfondimento su quello che ho detto, ecco, io. no, le domande sono tante. Allora, quello che stavo per dire è questo, che se tu hai una Dimmi. domanda che vorresti che ti facessimo, adesso te la fai da solo e ti rispondi. Se invece lasci aperto a noi, No, no, adesso dai. facciamo No, lascia una. aperto a voi, lascia aperto a voi. Ok, Sì. allora facciamo una pausa e ci riorganizziamo, però attenzione perché nelle prossime domande ti faremo domande impegnative, quindi te lo dico prima così ti prepari come Aia, all'esame aia, aia. Come un universitario lì. a quello di diritto del lavoro. Devo controllare la mia rivoluzione lunare, però. Allora, le domande che ti farò saranno il rapporto tra astrologia e spiritualità, quanto ha influenzato poi l'astrologia il tuo cammino spirituale, se hai un cammino spirituale, il rapporto tra astrologia e Dio e universo, e poi anche domande più specifiche. Ad esempio, ti vorrò chiedere dei nodi lunari, che per me sono un'importanza fondamentale. Io quando leggo un tema, la prima cosa che guardo è dove c'hanno i nodi lunari la persona, in che casa e in che segno. Però ognuno poi ha le sue idee e poi vedremo insomma quali sono le tue. Quindi adesso facciamo una pausa con un altro brano scelto da te e poi dopo passiamo ad altre domande. Vai Stefania, che ci hai preparato? Eh sì, beh, ce n'erano tanti di Battiato che Massimiliano ci aveva suggerito. Io fosse per me li metterei tutti, ma dobbiamo fare una scelta. Quindi, dato che Massimiliano aveva detto soprattutto un brano che è questo, che adesso mandiamo, allora mettiamo questo. Allora, il titolo è Sui giardini della preesistenza, dall'album Caffè della Pè. Bellissimo. Del 93, sì, bellissimo. A proposito di spiritualità, tra l'altro, quindi è anche Esatto, un'introduzione brava, agli brava. argomenti che affronteremo dopo e che comunque già sono stati affrontati perché già hai citato più volte discorsi spirituali, quindi già un po' si è capito il tuo percorso, diciamo, la tua visione. Però adesso approfondiremo e quindi questo brano di Battiato, se anche su questo vuoi dire qualcosa per lanciarlo, e poi ci risentiamo fra pochi minuti. No, lascerei parlare il testo Sì, della canzone, giusto. perché secondo me, cioè, non ho nulla di più da aggiungere, il testo dice tutto, secondo me.
Sì, sono testo pienamente della canzone d'accordo. dice molto di... Esatto, quindi parla sostanzialmente dell'età dell'oro, dell'oro dell'anima. Questo io lo interpreto in questo modo, in cui forse la nostra anima era felice e poi della caduta sulla terra, e quindi schiavi della materialità, delle nostre passioni, anche in parte sia dei fasti ma anche delle meschinità terrene, no? E quindi indica un pochino questa anelita a ritornare e a ricongiungersi in quel momento di felicità quando eravamo congiunti al tutto e quando non eravamo in preda alla distinzione, alla separazione, alla dualità. Secondo me comunica queste cose il brano di Battiato. Comunque lascerei più che altro le parole del maestro, ovviamente musicate, lascerei proprio alle parole del maestro il messaggio, perché dice tutto, ecco, questo brano di Battiato, secondo Sì, sono d'accordo. Allora, Franco Battiato sui giardini della preesistenza. Allora, eccoci di nuovo qua e adesso entriamo in domande spiritualmente più coinvolgenti, anche perché questa trasmissione, Conversazioni di Astrologia, nasce come appendice di quella precedente, che è Astrologia e Spiritualità, in cui abbiamo saldato, abbiamo un ospite fisso che è Maria Grazia Albanese, come molti dei nostri ascoltatori sanno, che è una steineriana di ferro, e quindi saldiamo in questi discorsi sia l'astrologia che la spiritualità, che secondo me vanno molto a braccetto. Sentiamo adesso la tua opinione intanto se ci vuoi dire anche il tuo percorso spirituale, se ti va, cioè quindi che tipo di percorso fai e come si salda l'astrologia con la spiritualità e con la concezione dell'universo e di Dio. Allora, diciamo che essenzialmente, in quanto nato in una terra cattolicissima, no? L'Italia, all'inizio ho incominciato ovviamente a avvicinarmi, a accostarmi, anche perché poi c'era un discorso anche di tradizioni familiari, a quella che il credo e la liturgia cattolica. Io quando ero giovincello, parlo dell'età di 15, fino all'età di 15, fino all'età di 20 anni, anch'io frequentavo una parrocchia vicino casa, ed ero, diciamo, sotto l'ombra del campanile. C'era anche un gruppo poi di salesiani, frequentavo. E poi, come ho detto precedentemente, il mio primo amore è stata la musica, quindi ero organista in questa chiesa, quindi ero molto presente nelle liturgie, quando c'erano anche le liturgie pasquali o le liturgie prenatalizie dell'Avvento, io mi facevo tutte le messe lì a suonare l'organo. Ho anche composto anche delle musiche in quel periodo, che mi piaceva anche comporre. La mia quinta casa è molto abbastanza ricca, quindi ho lasciato sfogo anche un po' alla mia innata creatività in questo senso. Questo per dire, insomma, che all'inizio io la mia spiritualità si inserisce sempre nel solco del cattolicesimo. Poi eventi che sono intervenuti nella mia vita mi hanno portato ad allontanarmi dalla cattolicità intesa come partecipazione a certe forme di riti, anche se comunque internamente sono rimasto cristiano, però mi sono molto avvicinato al cristianesimo delle origini, quindi ho fatto delle letture in questo senso, ho fatto per conto mio degli studi nel mio piccolo e quindi mi sono molto avvicinato al messaggio del Cristo, del Christos, quindi del Cristo originario, non del
che in parte è molto diverso rispetto a quello che viene tramandatoci e trasmessoci dalla Chiesa. Detto questo, un episodio che mi ha portato ad allontanarmi, è una cosa che mi fece abbastanza dolore, è che in quel periodo, sarà che io sono cresciuto nel sud Italia, quindi parliamo degli inizi degli anni 90, quando si seppe che io avevo questa curiosità per l'astrologia, trovai probabilmente non ho avuto la sfortuna di avere a che fare con rappresentanti della Chiesa cattolica locale. Parlo però non di rappresentanti elevati, non sto parlando di vescovo, ma sto parlando di membri della Chiesa che osteggiavano e che definivano l'astrologia prodotto del demonio. Questa cosa mi dispiaceva perché in realtà l'astrologia mi ha aiutato molto nella mia vita, e così introduco già un discorso anche di spiritualità. Cioè, quando cominciai l'astrologia, la curiosità, poi cominciai a intraprendere l'astrologia, coincise con la fase della mia vita. Riprendo un po' il discorso che hai fatto tu prima, Paolo, quando hai parlato di Silvia, che ha avuto comunque un percorso, come dire, anche sofferto, no? Ci sono stati degli eventi, delle circostanze della vita di sofferenza. Ecco, ho avuto io una parte della mia adolescenza caratterizzata da eventi che mi hanno in qualche modo comportato della sofferenza. Ho avuto la fortuna ovviamente di avere, ecco, la mia fortuna, quella luna lì messa nel cielo visibile, di avere sempre al mio fianco una madre che comunque mi ha in qualche modo ha cercato, ha fatto di tutto e c'è riuscita, devo essere sincero, ha fatto di tutto per alleviarmi certi momenti che oggi come oggi ricordo con molto distacco, ma in quel periodo mi segnarono, mi davano un senso di insoddisfazione, o meglio, di sofferenza. Quindi perché li avevo vissuti male? O perché il contesto sociale me li aveva fatti vivere male, parlo comunque di coetanei, dei miei coetanei. Quindi riuscì comunque, l'astrologia mi aiutò molto anche perché quella è la fase dell'adolescenza nella quale uno incomincia a prendere coscienza di sé, incomincia a prendere coscienza di se stesso, di quella che è, perché il carattere incomincia a manifestarsi. E quindi questa presa di coscienza unita in una fase che comunque è problematica, quella dell'adolescenza, cioè quando si passa dalla pubertà all'adolescenza. E poi se ci sono comunque degli eventi che in qualche modo uno li vive con sofferenza, cosa succede? Succede che hai bisogno di un soccorso, di un aiuto. Ecco, l'astrologia, ecco, fattene qua, è arrivata nel momento giusto, cioè è arrivata perché tramite la lettura dei libri di astrologia, tramite la redazione del mio tema natale, tramite il prendere consapevolezza di quello che in realtà sono, cioè io trovavo nella lettura del tema natale, ritrovavo in realtà aspetti della mia personalità che man mano stavano venendo alla luce, aspetti del carattere che stavano emergendo. Quindi, in qualche modo l'astrologia mi è stata di conforto, di aiuto, di supporto, anche se vuoi, psicologico, nel senso in termini di autoanalisi. E quindi in questo senso io sono molto debitore all'astrologia, cioè ho un debito di gratitudine profondo nei confronti di questa scienza, di quest'arte, di questa disciplina che mi è stata accanto
mi ha offerto tramite un percorso di autoconoscenza, mi ha offerto non solo un'ancora di salvezza e una per me stesso è una giustificazione di determinate fatti che potevano accadere nella mia vita. Perché sai, quando ti accadono i fatti, tu uno è portato a dire mannaggia, ma tutto a me accadono, mai una gioia, eccetera. No, in realtà mi ha aiutato a prendere coscienza che se determinati eventi accadono, che non accadono per caso, accadono sicuramente perché c'è un motivo, che non è soltanto un motivo di formazione del carattere, ma è anche un motivo più profondo di capire che determinate esperienze sono necessarie, forse perché scelte prima della nascita, chissà, però sono necessarie. Perché bisogna affrontarle al fine di un percorso che comunque non è un percorso che si esaurisce in questa vita, ma è un percorso che si snoda attraverso più vite. Qui mi ricollego a un discorso del cristianesimo delle origini, quando il Cristo, ci sono vari brani dei Vangeli che non sono passati dalle forche caudine della depurazione dei vari concili, tra cui il concilio di Nicea, dove lui parla dell'Elia che era, che è e che verrà, cioè la reincarnazione. Io credo, per esempio, fortemente nella reincarnazione. Credo che la nostra esistenza attuale, cioè che il nostro spirito è veramente quella parte dell'infinito, quella parte di Dio che alberga, quella fiammella divina che alberga in noi e quindi immortale. In questo senso, al di là di quello che può essere il dolore fisico, non ho paura, non temo la morte. Non temo la morte perché, e questa sarà anche la mia luna in ottava casa, che non me la fa temere. Non temo la morte, temo il dolore fisico del distacco. Quello sì, perché il dolore fa male, è normale, lo proviamo, non vorremmo provarlo, non vorremmo riceverlo, non vorremmo, a volte non dovremmo neanche, è importante, anzi non dobbiamo cagionarlo, perché alla fine ogni azione nell'universo corrisponde a una reazione uguale, uguale e contraria e non sappiamo sotto che forma arriva, ma arriva sempre. Quindi, e questa è l'astrologia. In qualche modo te lo insegna, cioè ti insegna che è questo l'insegnamento fondamentale che poi, ricollego il mio discorso, mi ha aiutato nella mia crescita spirituale, mi ha insegnato a essere umile, in che senso? Che tutti siamo nella stessa barca, che non esiste un uomo che si può arrogare il diritto di sentirsi meglio o più in alto di un altro. Perché alla fine, dice la frase, eri polvere e polvere ritornerai. Tutti siamo soggetti alle leggi cosmiche. Lo è il ricco, lo è il povero, lo è il potente, lo è l'ultimo nella scala sociale, se possiamo parlare di scale sociali, perché tutti siamo soggetti a quelle leggi. E l'astrologia ti insegna questo, che tutti siamo soggetti a quelle leggi, che sono leggi alle quali nessuno si può ovviamente opporre. Non esiste titolo, non esiste gradino sociale, non esiste posizione, non esiste ricchezza che possa in qualche modo impedire che le leggi cosmiche, che le leggi universali possano trovare applicazione. Quindi, ecco, se vogliamo dire, proprio questa forma mentis mi ha condotto paradossalmente ad avvicinarmi a Dio, mentre il trattamento che mi hanno riservato certi elementi della Chiesa mi avevano in qualche modo instillato un dubbio, mi avevano allontanato, invece io tramite l'astrologia paradossalmente ho riscoperto Dio. Ho riscoperto l'entità divina. E quindi di questo ovviamente sono grato, e non posso non essere grato all'astrologia. Quindi
L'astrologia non è soltanto un passatempo intellettuale, non è un passatempo intellettuale, non è una passione, ma per me è stata qualcosa di più. È stata quella forma di conoscenza che mi ha ripreso per mano e mi ha, come dire, mi ha portato tramite le stelle, che sono uno strumento messo da Dio, mi ha portato e mi sta riconducendo in una strada verso Dio, verso l'uno, verso l'infinito. Guarda, veramente molto bello questo tuo intervento. Diciamo che per l'impostazione che ho io, insomma, è una cosa che ho apprezzato molto. E, quando infatti io mi meraviglio come, diciamo, ci possono essere astrologi atei che studiano l'astrologia, ma dicono no, ma io non credo in... Ma è un meccanismo così perfetto, deve avere una mente, un'origine, una causa, no? E quindi... Per me, io, Sì. diciamo, è stato quello che dici tu, un po' quasi una conferma dell'esistenza di Dio e mi ha reso molto più credente. Ovviamente non un Dio specificamente indicato da una religione particolare, ma un No, qualcosa di... un'entità cosmica superiore, un architetto, come lo vogliamo chiamare noi, un'entità superiore cosmica, no? Universale. Che da cui si origina tutto e che soprattutto è estremo amore, ma non amore come lo intendiamo noi, proprio l'amore universale, cioè il senso di appartenenza, questo è secondo me l'amore universale, l'essenza del sentirsi parte di un'unità. Noi siamo abituati, ci siamo, ed ecco, ricollego al discorso del brano di Franco Battiato, no? Sui giardini della preesistenza, il testo, voglio ricollegare questo. Lui dice praticamente, ho voluto lasciare lui al brano perché dice tutto, quando lui dice beati nel dominio della preesistenza, fedele al regno che era nei cieli, cioè che era in alto, quindi l'unità, prima della caduta sulla terra, prima della rivolta nel dolore, cioè prima della separazione. Quello che definiamo noi Satana, Satan vuol dire il separatore, quindi prima della separazione dall'uno. Ecco, noi intraprendiamo un cammino verso l'uno, di ricongiungimento all'uno, anche su questa terra. E quindi l'astrologia in questo senso, io la vivo come uno strumento che mi avvicina molto di più all'unità, l'essenza, l'amore a Dio, molto più di una ritualità, mi avvicina molto di più perché tramite questo cammino riscopri che cosa? Scopri sostanzialmente che quelle stelle, quelle luci, in quell'immensità tu riscopri l'immensità di Dio e quindi ti aiuta ad avvicinarti all'unità, alla monade. E in questo senso, ecco, l'astrologia per me è un percorso spirituale. Senza, per dire spirituale, aderire, come hai detto giustamente tu, a una religione positiva. Io aderisco al cristianesimo originario perché mi ci ritrovo al messaggio, no? Però tanti uomini che hanno rappresentato, che sono arrivati non casualmente in determinati momenti storici, per indicarci la via da angolazioni diverse, Cristo, Buddha. Quindi tanti uomini che da angolazioni diverse, facendo ovviamente cercando di portare lo stesso messaggio ma adattandolo al contesto sociale dove venivano a operare, tutti e due convergono verso una verità fondamentale. Ecco, l'astrologia mi ha aiutato in qualche modo, partendo dalla base razionale, ad accettare. Che cosa? Accettare che siamo parte di un tutto e di un qualcosa di più grande. Quindi per Quindi me per me l'astrologia è l'astrologia è anche anche una una forma forma di di... spiritualità. Bene, grazie di queste belle Molto parole. bella, sì. Penso tra l'altro anche qualche ascoltatore sta commentando. Silvia ha detto bell'intervento sulla spiritualità. Ok, a questo punto... C'era anche una domanda di Silvia.
Sì, ma è sempre sulla morte, mo basta, guarda. Cioè, Sì. E se basta, no no, davvero dai. Poveraccio esce da questa trasmissione che ancora. Guarda, sai che succede? Se mi guardo finire la trasmissione dirà, ah, ci sarà. No, te lo dico simpaticamente, tanto perché di recente c'è stato, diciamo, c'è stato un tizio che ha detto, ah, vabbè, è l'astrologo che prevede la morte. In realtà, per quell'articolo che feci, ripeto, ho scritto quell'articolo perché mi piace sperimentare e verificare se le tecniche funzionano o meno. Però, ripeto, se uno lo vuole fare, lo faccia per sé, se lo vuole fare, però prima di affrontare non lo faccia per curiosità, ma soltanto quando ha raggiunto una certa maturità spirituale. Perché quando uno raggiunge quella maturità spirituale, è in grado di poter accettare il bene e il male, che poi tutto serve per la nostra crescita spirituale, con un'ottica di distacco interiore, cioè di essere impermeabile a quello che riesce a congetturare. E poi comunque, quindi ripeto ancora una volta, io non faccio previsioni di morte, anche se qualcuno ogni tanto mi capita qualcuno che mi scrive qualche mail, non le faccio, prima di tutto perché, ripeto, l'arte astrologica è comunque ha un elemento di incertezza, nonostante comunque vi siano i calcoli. L'incertezza consiste nel fatto che la mente è molto limitata. E quindi è difficile poi vedere, soprattutto se uno è coinvolto, perché c'è anche l'emotività, c'è la sensibilità, quindi il coinvolgimento può anche far prendere luce per lanterne. Quindi io, ripeto, su questo argomento inviterei ad andarci con molta, 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 molta cautela, anche se, ripeto, da una serie di verifiche sperimentali, le tecniche che ci sono non posso negare che non siano funzionanti, diciamo, non siano rispondenti, soprattutto però quelle delle direzioni, quelle importanti. Le direzioni sono molto più precise rispetto, come ho detto prima, e ho detto anche che funzione dare al calcolo tramite l'ILEG e l'ARCO-CODEN. Ok, sì, c'è anche un altro commento di un nostro ascoltatore, Pietro, che dice: bellissimo pensiero sulla morte e l'avvicinarsi all'uno, forse per la stessa luna in ottava casa. E beh, questo era solo un commento che ti Certo. leggiamo per farti sapere, insomma. Allora, senti, Grazie, grazie Pietro. i nodi lunari nella tua esperienza? Allora, i nodi lunari, tantissimi anni fa io lessi, come ti ho detto precedentemente, divoravo di tutto. No? Divoravo di tutto e lessi anche libri di astrologia karmica. Lessi un bel libro è un classico di Martin Schumann, dove si parlava anche dei nodi lunari. Ho letto anche un bel libro di un'astrologa francese, mi pare di Bizmonde si chiamasse, okay, sulla astrologia karmica e l'individuazione di come si poteva essere letto il tema natale sul tema però siderale in questo caso, quindi non si considera la precessione degli equinozi, ma si considera non si considera cioè l'avanzamento dello zodiaco rispetto alle costellazioni, quindi la precessione non viene considerata, per cui si dovrebbe fare tutto un calcolo e togliere la precessione, comunque si fa il tema siderale sostanzialmente, quello che viene utilizzato poi nell'astrologia vedica. L'astrologia vedica si usa il tema siderale e non quello invece tropico che utilizziamo noi. Quindi la differenza zodiaco tropico e zodiaco siderale. E lì ebbi occasione anche di verificare e di vedere un po', di studiare i nodi. Perché nell'astrologia cosiddetta karmica, quando uno vuole capire
da dove viene e dove sta andando, si analizzano soprattutto che cosa? I nodi lunari e i pianeti che fanno aspetto con i nodi. Nella mia esperienza, tornando adesso, cioè nella mia ottica, adesso io non utilizzo i nodi lunari con questo significato. I nodi lunari diventano, che sono sostanzialmente la testa del drago o nodo lunare nord o caput draconis e la coda del drago o nodo lunare sud, detto anche caud draconis. Io do i significati a questi due nodi, il nodo nord, il nodo ascendente, ha il valore di una sorta di piccolo Giove, il nodo sud, un nodo discendente, ha il valore di un piccolo Saturno. Quindi l'uno è benefico e l'altro è malefico, tendenzialmente. Quindi li utilizzo semplicemente quando un pianeta si trova in congiunzione, ovviamente se si trova in congiunzione con uno si trova opposto all'altro, però do molta valenza quando è congiunto. Quindi se io ho un pianeta congiunto con il nodo nord, è normale che, soprattutto se è un pianeta benefico, tenda a aumentare le sue qualità benefiche e i suoi effetti benefici. Se invece un pianeta è malefico, tende a mitigare, dipende un pochino come è messo nella carta, però generalmente tende a mitigare quelli che possono essere i suoi effetti malefici. Se invece al contrario, un pianeta malefico si trova congiunto a un nodo sud, lunare sud, aumenta la sua maleficità, la sua perniciosità, se invece è un benefico, attenua le caratteristiche benefiche. Questo è il valore che io do nello studio e nella pratica, che poi è il valore che viene derivato dall'approccio che ho sposato, che è un approccio prettamente antico. C'è una collega astrologa che io stimo moltissimo, si chiama Patrizia Nava, molto brava dal punto di vista dell'astrologia oraria, che io stimo moltissimo, sia come collega studiosa sia come persona. Lei, per esempio, definisce il nodo lunare nord lo sgabello celeste, il nodo lunare sud sarebbe, lo dico io, non lo dice lei, sarebbe una specie di fosso. Come dire, il pianeta congiunto al nodo lunare nord e in qualche modo è come se fosse messo su un piedistallo, su uno sgabello, cioè viene in qualche modo aiutato, esaltato, innalzato. Invece il pianeta che si trova congiunto al nodo lunare sud è come se fosse, non lo so, con il piede, non parliamo di morte, con il piede nella fossa, nel senso che viene un po' abbassato rispetto a quella che è la sua dignità di base, no? La sua dignità intrinseca. Ecco, questo è il valore che io do attualmente ai nodi. E questo trovo, soprattutto, trovo riscontro soprattutto nelle carte delle eclissi nel caso di astrologia mondiale. Per cui se io trovo un'eclissi in corrispondenza al nodo nord, dipende poi, lo studio anche dalla costellazione, dalle stelle fisse che si trovano lì vicine, eccetera, però in generale un'eclissi che si trova in corrispondenza del nodo nord lunare e vicina delle stelle benefiche, può portare anche delle cose buone, mentre un'eclisse che si trova vicino al nodo lunare sud incomincia già a storcere il naso, ecco. Vuol dire che già qualcosa di simpatico non si può preconizzare, ecco, o congetturare qualcosa di simpatico. Anche perché poi, ripeto, le eclissi sono l'altro argomento dopo le direzioni che mi affascina tanto, quindi. Senti, invece gli asteroidi, nella tua esperienza? Non me ne vogliono coloro che li utilizzano, mai utilizzati, non li utilizzo. Non li ho utilizzati neanche in passato, cioè non ho neanche. Io sono un po' come per il principio, a me piace avere pochi punti saldi, ma come dire, certi. Anche perché all'inizio avevo l'idea che affollare una carta astrologica, cioè caricare una carta e mettere più elementi, in realtà può comportare una certa dispersività. Poi questo io lo dico dal mio punto di vista,
Io ho un ascendente in gemelli, quindi tendo per mia natura a essere dispersivo. Quindi, siccome ho Saturno da quelle parti, ho la tendenza di cercare di ridurre gli elementi di dispersività. Allora, se devo essere sincero, molto sincero, io non li uso. A me piace utilizzare pochi elementi certi, però analizzandoli in modo molto approfondito. Cosa voglio dire? Utilizzo i sette pianeti, li analizzo dei sette pianeti, analizzo non soltanto le condizioni celesti, cioè le cosiddette dignità. Per me l'eclittica non è l'eclittica, che è il percorso annuale del Sole diviso in 12 segni, il segno. Che cos'è? È un elemento che mi permette, è un fattore, un elemento, diciamo, della carta che mi permette di determinare quella che è la forza di un pianeta. Però, e quindi la cosiddetta dignità, il cosiddetto domicilio, no? Tipo Mercurio è domiciliato, non lo so, in Vergine e in Gemelli. Ok? Quello è un elemento che mi permette di determinare la forza del pianeta, così come lo sono i termini, che sono una sottosuddivisione dell'eclittica, anche se non sono di misura uguale, così come sono le triplicità, in base ovviamente a secondo se la nascita è diurna o notturna, cioè se il Sole si trova sopra l'orizzonte o sotto l'orizzonte, in base a quelle che sono al limite dei decani e soprattutto le fasi eliache, che sono molto importanti, cioè il rapporto che il pianeta, ogni singolo pianeta all'interno dell'epiciclo, cioè del ciclo sinodico pianeta-sole, viene ad acquisire. Per cui, per esempio, quando il Sole fa, quando un pianeta, scusami, fa una levata eliaca, cioè emerge dai raggi del Sole, è come se fosse saltato in qualche modo, cioè è fuori, appare alla prima, emerge dai raggi del Sole e quindi acquista una potenza, una forza, pari a una dignità che potrebbe essere paragonabile all'esaltazione, mentre una caduta potrebbe essere il tramonto eliaco, cioè quando nel ciclo sinodico pianeta-sole, il sole sta per immergersi nei raggi del sole, cioè passa da una condizione di visibilità a una condizione di invisibilità, perché come ho detto prima, io ho sposato un approccio che si basa sull'apparenza luminosa. Dove? Perché? Perché volendo fare una previsione, io utilizzo i pianeti visibili e le condizioni di luminosità per stabilire e determinare l'effetto, in che modo un pianeta portatore di significati è in grado di mandare ad effetto e di produrre l'effetto, cioè se è potente, se è lieve, se invece può essere addirittura inefficace. Quindi generalmente è così. Rispondo alla tua domanda, io gli asteroidi non li utilizzo, preferisco utilizzare i sette pianeti però in modo approfondito, analizzando gli aspetti non solo nello spazio locale, ma anche, quindi intendo distanze orarie, perché poi alla fine spiego questo concetto, in un determinato momento, per esempio, Venere nello zodiaco può essere trigono, sestile, faccio un esempio per far capire, a Giove. Però quello è l'aspetto celeste, ma noi dobbiamo discendere o dobbiamo operare e partire da un principio che va dall'alto verso il basso, cioè ricondurre il cielo alla terra, cioè ricondurre il cielo dall'eclittica, cioè dallo zodiaco, a quello spazio locale. Lo spazio locale è il nostro mondo. E lo spazio locale è la nostra carta, è la divisione della carta in 12 settori. Quindi noi dobbiamo ricondurre il discorso dal cielo alla terra, che è lo stesso principio su cui si basa la direzione primaria. La direzione primaria avviene nello spazio locale. Quindi noi cosa facciamo? L'aspetto celeste lo riportiamo nello spazio locale, cioè nel nostro mondo, nel mondo personale nostro, che è ricavato, perché che nasce e che trova origine dall'ascendente in un determinato luogo, nel nostro mondo, e lì calcoliamo quando si verificano i vari aspetti. Quindi per questo motivo io ormai ho un approccio che è strettamente astronomico, per cui gli aspetti io non valuto più quegli aspetti in eclittica, valuto le distanze sferiche, perché un pianeta
al di là del sole che sta sull'eclittica, perché l'eclittica è il percorso annuale, apparentemente il percorso del sole, i pianeti possono avere una latitudine, e la latitudine fa sì che il vero grado che individua il corpo celeste nello spazio, quello che viene definito col termine di grado di passaggio, non è sempre il grado, non è anzi il grado eclittico. È il grado eclittico se il pianeta si trova, non ha latitudine, si trova sull'eclittica, ma se il pianeta si trova a una latitudine nord-sud, questo comporta una distanza sferica differente, e quindi una proiezione differente che si può venire a riverberare anche nel calcolo dei tempi. Gli antichi, infatti, per esempio, se noi leggiamo brani di Porfirio, oppure brani anche dello stesso Rettorio, o anche di Antioco d'Atene, loro nelle loro opere tendono a mettere in evidenza questo aspetto. Dice: state attenti che i segni non sono tutti uguali, che i segni che noi vediamo uguali, cioè porzioni dell'eclittica di 30 gradi, ogni segno è 30 gradi zodiacali, in realtà proiettati nello spazio locale variano. Ci sono segni che ascendono in più di 2 ore, sono segni di lunga ascensione, ci sono segni che ascendono in meno di 2 ore, segni di breve ascensione. I segni che ascendono in più di 2 ore, se per esempio un trigono che noi vediamo, meglio, scusa, un esagono che noi vediamo in segni di lunga ascensione, un esagono, in realtà nello spazio locale può diventare, si può accorciare e può diventare per esempio meno di 60 gradi, un trigono può diventare per esempio un quadrato. Perché? Perché sono diversi i tempi di ascensione dei gradi stessi. Quindi in questa riconduzione dal cielo alla terra, dallo zodiaco cielo allo spazio locale, che è il nostro mondo, la nostra carta, io ormai non valuto più gli aspetti in eclittica, presi sull'eclittica pura, così com'è, ma io li valuto sullo spazio locale, le distanze sferiche, quindi in ascensione o discensione oblique, cioè tengo conto di quella che ho in gradi di passaggio, cioè tengo conto di quella che è la reale posizione o la reale rappresentazione del pianeta all'interno del nostro mondo, che è lo spazio locale. Quindi tutto questo discorso per dire cosa? Che io preferisco valutare pochi elementi, però con una metodologia molto più approfondita che è prettamente astronomica. Cosa che per esempio nell'astrologia non è una condanna, assolutamente, ognuno ha il suo approccio, io sono il primo che rispetto tutti gli approcci. Nell'astrologia, con l'approccio contemporaneo, per esempio, le fasi iliache non vengono prese in considerazione, le distanze sferiche, i paralleli o gli antiparalleli in declinazione, cioè la distanza dall'equatore celeste, non vengono prese in considerazione. Invece io riprendo in considerazione un parallelo di declinazione, vuol dire l'essere due pianeti sullo stesso circolo di declinazione, cioè un parallelo rispetto all'equatore celeste. Siccome quell'impatto è una divisione dello spazio locale, corrisponde come se fosse una congiunzione. Mentre un antiparallelo, cioè essere in paralleli opposti, costituisce una sorta di opposizione. Ecco, quindi io prendo in considerazione molti elementi io, chi ha il mio approccio, non il mio personale, chi ha il mio approccio, prende in considerazione molti elementi di approfondimento che invece magari non si prendono in considerazione con altri approcci. Quindi altri approcci per poter dare una spiegazione necessitano di più punti. E quindi utilizzo magari i midpoint, non lo so, prendo in considerazione gli asteroidi, invece riesco a sopperire col mio approccio e a pervenire comunque a un giudizio, un'interpretazione soddisfacente, utilizzando pochi punti, però io analizzo le configurazioni tra questi pochi punti considerando vari fattori che sono, come ho detto prima, le fasi iliache, le distanze sferiche, i paralleli, gli antiparalleli di declinazione, cioè tutti elementi che nell'approccio moderno non si considerano, ma nell'approccio previsionale antico vengono presi in considerazione, che permettono comunque di pervenire a un'interpretazione soddisfacente.
Allora, a questo punto non abbiamo più tanto tempo perché fra un po' poi scade il termine massimo proprio della possibile registrazione, però c'è una cosa che forse potrebbe essere interessante per chi ci ascolta, di cui potremmo parlare verso la fine. Ne abbiamo parlato anche nella conversazione tra me e te al telefono, che è molto interessante questa cosa dell'astrologia mondiale che mi hai spiegato di questo virus, che non mi ricordo come si chiama, il coronavirus, no? Di cui si parla, trasmesso tramite serpenti e questo collegamento astrologico con la costellazione di Ofiuco e del Serpentario. Sì, diciamo che un settore che a me affascina molto perché sono un appassionato di geopolitica, perché io ritengo che poi alla fine tutti gli eventi, gli avvenimenti, soprattutto in un mondo globalizzato, in un mondo interconnesso come quello moderno, no? Tutti gli eventi che accadono a livello poi nazionale, nelle singoli stati, nazioni, in realtà poi sono l'ultima ruota del carro, cioè sono la conseguenza di eventi che accadono a livello geopolitico. Quindi probabilmente questa passione per la geopolitica mi ha condotto anche a rivolgermi a esaminare o comunque a rivolgere la mia attenzione allo studio della cosiddetta astrologia cattolica o quella che viene definita come astrologia mondiale. Cioè, l'astrologia mondiale o cattolica è quella branca dell'astrologia che si occupa di fare previsione, o comunque si occupa di eventi collettivi, cioè che non riguardano i singoli soggetti o individui, ma la collettività. In realtà anticamente l'astrologia è nata come cattolica prima di diventare genetriaca, perché ovviamente è normale che le condizioni sociali, culturali, che possono riguardare economiche, che possono riguardare una collettività, si riverberano inevitabilmente sul singolo. Sempre per quel discorso del processo che dal generale si arriva poi al particolare, no? Ora, tutto questo cappello per dire che in quanto appassionato di astrologia cattolica, mi sono appassionato particolarmente allo studio delle eclissi. Le eclissi sono sostanzialmente ci permettono di poter individuare determinati tipi di eventi. Ora, in occasione del coronavirus, tornando al nostro discorso, coronavirus, ho voluto esaminare in particolare l'eclisse di Sole, che è stata un'eclisse anulare, la cosiddetta eclisse di Santo Stefano, quella che si è verificata il 26 dicembre del 2019, che ovviamente nella zona di proiezione del cono d'ombra si è manifestata come anulare, però in realtà poi c'è una fascia al di fuori del cono d'ombra della proiezione dove gradatamente l'eclisse si vede come parziale. E quindi, visto che è successo questo evento e visto che dal punto di vista della coreografia tolemaica la Cina è sottoposta, cioè viene associata come tutta quella parte dell'Asia, viene associata al segno del Capricorno nella coreografia, cioè nell'associazione di un determinato luogo della Terra a un segno zodiacale. E visto che l'eclisse si è verificata in Capricorno, ho voluto stendere la carta per la città cinese dove si presume, ormai vi è la certezza, che costituisce il focolaio, no? Il luogo dove si è verificato il focolaio della, come si chiama, di questa possibile nuova epidemia che si sta espandendo. Questo lo faccio come studio sperimentale. Poi ci sono a volte altri casi in cui ho esaminato eclissi a priori, ti posso dire che mi danno delle soddisfazioni, quindi sono invogliato nel continuare, nel proseguire nello studio delle carte d'eclisse. Ora, guardando la carta dell'eclisse redatta per nel momento
in cui si è avuto la massima magnitudine, quella che dicevano gli antichi, il momento del declivio, cioè il momento in cui si raggiunge sul luogo la massima magnitudine, cioè il massimo scuramento come parziale, e io ho notato che questa eclisse, quella di Sole ovviamente, si verificava in corrispondenza, ora in distanza oraria, cioè sullo stesso circolo orario dove si trova, visto che parliamo di spazio locale, quindi di ore, sullo stesso circolo orario in congiunzione, quindi in corrispondenza della stella Rasalag, che è il termine arabo, Rasalag, che sarebbe la stella che si trova l'Alfa Ophiuchi. Rasalag è una stella che in astrologia mondiale o cattolica assume il significato anche di epidemie. Quindi già ho trovato una corrispondenza. La seconda corrispondenza era che l'eclisse si è verificata nel segno del Capricorno, quindi applicando il principio tolemaico, i principi per l'attribuzione degli effetti potenziali di un'eclisse in un determinato luogo sono due. Il primo principio è quello della visibilità. Abbiamo detto prima che io ho sposato un approccio, che è quello antico, dove il fondamentale è l'essere visibile un fenomeno apparente, l'essere apparentemente visibile un fenomeno celeste. Quindi nella città cinese, che mi si chiama, mi ricordo bene, Wuhan si chiami, non voglio dire una stupidaggine, mi pare, a memoria, vado, mi pare si chiami Wuhan, questa città cinese era visibile l'eclisse, sì, era visibile come parziale, quindi fu visibile. E questo soddisfa il primo requisito. Secondo requisito, in che segno si è formata l'eclisse, si è verificata? Segno del Capricorno. Al Capricorno viene assegnata la Cina, quindi abbiamo la seconda corrispondenza, visibilità e appartenenza del segno, appartenenza dell'assegnazione del territorio al segno nel quale si è verificata l'eclisse, oppure a uno dei segni della triplicità, in questo caso di terra, comunque il segno è quello del Capricorno, quindi lì è candidata l'eclisse a produrre effetto. Che tipo di effetto? Lo possiamo vedere da che cosa? Dall'esame delle costellazioni, degli asterismi o delle costellazioni che costituiscono comunque la tela di fondo, lo sfondo che comunque deve essere preso in considerazione. E lì vidi la corrispondenza con Rasalag, quindi l'epidemia, ma Rasalag è la stella alfa dello fiuco, detto anche serpentario. Lo fiuco è il portatore di serpente. Nella raffigurazione è un uomo che tiene stretto fra le braccia, cioè tra le mani, un serpente. E quindi quando lessi sul sito dell'ANSA che questo virus è stato trasmesso tramite i serpenti, lì rimasi stupito, perché l'astrologia non finisce mai di stupirmi, e più mi stupisce più mi innamoro, più mi stupisce più mi affascina, mi innamoro dell'astrologia ovviamente. Perché dici, cavolo, lo fiuco è il serpentario, oltre che comunque quella stella ha a che fare con veleni, quindi anche preparati in laboratorio, perché il serpente veniva utilizzato anche come, non lo vediamo in farmacia che vediamo? Vediamo un serpente attorcigliato intorno al caduceo, no? Quindi il serpente è anche il simbolo della preparazione della pozione, della preparazione farmaceutica, quindi anche dell'arma chimica, volendo, se vogliamo, cioè di ciò che è un preparato chimico, del veleno. Quindi questa cosa mi ha colpito molto del serpente scritto nel sito dell'ANSA, e quindi da qui sono riuscita a capire che quell'eclisse, anche se con la scansione temporale la tempistica non corrisponde, quell'eclisse in qualche modo un ruolo nella pandemia, in questa, diciamo, epidemia l'ha giocato. Inoltre aggiungo una cosa, scrissi sempre, come ti disse, come penso tu avrai visto dal post sul mio profilo Facebook, scrissi, siccome Giove
Ecco, prendere in considerazione le fasi iliache. Siccome il Giove in Cancini, cioè è nel cuore del Sole, in corde solis, un pianeta quando è in corde solis non è annientato dai raggi del Sole, si trova proprio nel centro del Sole, quindi cioè, se un pianeta si trova sotto i raggi, in qualche modo i raggi ne attenuano o ne vanificano o addirittura ne esauriscono la forza, è una combustione, si dice, una combustio. Però quando è nel cuore del Sole riceve una forza e una carica energetica enorme, cioè il pianeta è come se avesse superpoteri, i superpoteri gli dà il Sole. Quindi, essendo Giove, pianeta avente una natura fortemente espansiva nel cuore del Sole, e essendo quel Sole collegato a un discorso di epidemia Rasalag, in distanza oraria, dovuta al serpente, il serpentario, o comunque ha anche veleni, se uno vuole, preparazioni chimiche, perché comunque lo fiuco è una costellazione legata anche a questi significati, come lo è anche lo scorpione. Parliamo di costellazione, dipende poi dalla stella, però generalmente sì, soprattutto per esempio dello scorpione la culea o la parte della culea, dove c'è per esempio la stella Sciaula, dove c'è la culea o la coda dello scorpione, perché è il punto dove lo scorpione inocula il veleno, dove c'è la sacca velenifera, ecco perché c'è il significato. Quindi in questo senso il cielo ci parla. Dicevo, Giove messo nel Casini vuol dire che non è annientato nei suoi significati di espansione, ma anzi, al contrario, è potenziato. Quindi da lì ho detto, è probabile, perché comunque sempre un giudizio di probabilità, è probabile che questa epidemia si possa espandere anche al di là dei confini nazionali, perché questa eclisse per Wuhan avviene nel nono luogo. Il nono luogo, cioè la nona casa, è il luogo dell'estero, cioè del superamento dei confini nazionali. Quindi sono rimasto fortemente sorpreso, sai di che cosa, caro Paolo? Del fatto che a volte il cielo, quando ci parla in modo espresso, è soltanto che la nostra mente limitata, perché è limitata rispetto a questa immensità, a volte magari non ci fa cogliere il giusto significato. Poi magari quando vediamo a posteriori dice, cavolo però, era proprio lì, ce lo stava dicendo chiaramente. E quindi la sorpresa, lo stupore, ma anche il fatto stesso che il cielo ci riesca a parlare a volte con un linguaggio così immediato, così semplice, secondo me è il fattore che personalmente mi spinge, dopo 33 anni, a continuare su questa strada, a continuare con passione, a crederci, al di là di quello che può essere il contributo e l'aiuto spirituale, ma veramente perché io ho scoperto che l'astrologia è uno strumento potentissimo che ci può veramente aiutare nel cammino, lungo il cammino e il percorso della nostra esistenza terrena, in questa dimensione. Allora Massimiliano, siamo quindi in chiusura. Per finire ti direi, c'è una domanda che tu hai sempre desiderato che ti facessero, cioè dici speriamo che mi facciano questa domanda e fattela da solo a questo punto se No, c'è. in realtà non mi piace, nel senso, ti spiego, siccome mi pongo sempre delle domande in generale, no? Perché sull'esistenza, sulla vita, sul perché determinate cose, adesso come adesso, sinceramente no, non ho domande da porre a me stesso, probabilmente perché me ne pongo già tante, quindi adesso come adesso non mi sento di pormi delle domande. Ripeto, No, non perché ho trovato delle risposte, semplicemente perché me le pongo quotidianamente, quindi. ma io intendevo una domanda che pensavi ti ponessero, ma non perché tu ti devi dare risposta a te stessa, ma per darla agli altri. Che ne so, qual è il tuo prossimo libro? Che ne so, oppure qual è stato il momento più bello che l'astrologia ti ha donato nella vita? Ci sono tante domande, no, possibili. Allora, ti posso dire, se mi dici qual è stato il momento bello, è che l'astrologia,
mi ha permesso di entrare in contatto anche con splendide persone con le quali condividere un certo cammino, condividere una certa visione, perché questo è importante, una condivisione di idee, di valori, di visione della vita, dell'esistenza, quindi qua ritorniamo a un discorso anche spirituale. Se mi chiedi qual è eventualmente il mio prossimo progetto, con tutta la calma, io ho due soggetti che mi interessano particolarmente. Uno, un libro, lo stavo incominciando già, avevo buttato già nel materiale, però occupato in altre cose, adesso ho dovuto temporaneamente sospendere. Spero di poterlo riprendere il più possibile. Comunque ho già raccolto, ho già scritto alcuni capitoli ed è un libro sempre, vorrei completare il discorso della previsione, quindi dopo le direzioni vorrei quantomeno affrontare l'argomento su una, vorrei affrontare un altro argomento che sono quelle delle profezioni. Un libro delle profezioni. Altra cosa mi piacerebbe anche, ce l'ho, me l'ha suggerito un mio caro amico astrologo, quindi come progetto scrivere un libro sulle direzioni, però questa volta scrivere un libro pratico. Questo è stato un libro teorico, un libro che secondo me, io, nel mio piccolo ho cercato di dare un contributo e ho cercato di colmare un vuoto, come hai detto tu stesso, è un argomento poco trattato, trattato pochissimo, no? E quindi ho cercato di colmare un vuoto, ma non è stato perché volevo colmare il vuoto, era un'esigenza mia. Poi, ovviamente, la mia esigenza è coincisa anche con il discorso di colmare un vuoto, diciamo, almeno nella letteratura astrologica italiana, però è stata un'esigenza mia. Io ogni volta che scrivo un articolo, te l'ho detto mi pare anche a voce, ti ricordi quando abbiamo parlato, ogni volta che scrivo un articolo, ogni volta che scrivo qualcosa, in realtà è una lezione che faccio a me stesso. Io scrivo un qualcosa. È il mio approccio naturale, questa è la mia tendenza naturale. Io quando scrivo qualcosa la scrivo in modo tale, prima di tutto, è il risultato, è il frutto dei miei studi, di quello che io ho acquisito, di quello che io ho metabolizzato. E lo scrivo in modo tale da spiegarlo a me stesso come vorrei che qualcuno me lo spiegasse. Perché molto spesso io nel percorso sia degli anni scolastici, sia all'università, sia in altri ambienti, ho incontrato meravigliosi docenti, ma anche docenti che pur avendo preparazione non riuscivano a trasmettere il sapere di cui erano portatori. Ecco, a me piace utilizzare questo stile, piace esaurire l'argomento, piace scrivere in modo tale che la persona che legge gli venga la curiosità di approfondire, ma nello stesso tempo ha delle informazioni fondamentali e quindi non lo lasci con pezzi di informazione che si deve procurare. Cioè, ha un'informazione sintetica, ma è nello stesso tempo esaustiva. Questo per quanto riguarda il mio stile. Quindi, credo che l'altra cosa, l'altro progetto sarà quello, un altro soggetto che mi piace scrivere sull'eclissi, perché le sto studiando da tempo, mi stanno dando come si chiama, delle soddisfazioni, ti dico, quindi un soggetto che merita di essere trattato. E l'ultimo. Adesso altro progetto che avrei in testa è quello di fare magari un libro delle direzioni, ma molto semplificato. Questa era la parte teorica, fare un libro di pratica, cioè chi lo legge va direttamente alla pratica. L'esempio, come si calcola, come si usa un software, magari un software molto buono, ce n'è uno gratuito che si trova online, reperibile, che è fantastico, per le direzioni, in modo tale che uno può partire, pronti via, parte e incomincia a fare le direzioni da sé, a calcolarsi da sé. Il mio obiettivo è questo, il mio obiettivo personale.
trasmettere quel poco che so e trasmetterlo nel migliore dei modi. Poi, sai, siamo limitati. Quello che io penso di aver acquisito, di aver metabolizzato in qualche modo di quel poco che ho raggiunto una certa, come dire, una certa padronanza di quel poco, perché il cammino verso le stelle sterminate è infinito e non, ed è, non, uno non potrà mai dire io sono un maestro. Io ne ho sentite di persone in giro che se non lo dicono te lo fanno intendere, io sono un maestro, io sono un luminare. No, soprattutto in questi studi non, nessuno di noi potrà mai dire io sono un maestro, io sono un luminare. E poi soprattutto se sei un maestro, se sei un luminare, lo devi dimostrare con la condotta di vita, non con le parole. Va bene, Massimiliano, ti ringraziamo di essere venuto. Io ringrazio voi, ringrazio te Paolo che mi hai voluto ospite in questa, mi sento onorato in questa trasmissione, te Paolo e Stefania, insomma, che mi avete voluto in questa trasmissione, mi sono sentito molto bene. Ringrazio anche i radio web ascoltatori che hanno sopportato le mie elucubrazioni per circa quasi 3 ore. Mi sono sentito bene, mi sono sentito a mio agio, sono veramente un'esperienza soddisfacente per me e anche bella, bella che ricordo, che ricorderò. Bene, ti faremo poi avere nei prossimi giorni i link al video che metteremo su YouTube, eccetera. Perfetto. Sarai ospite da noi, sia perché ti rinvideremo sicuramente, ma poi anche tu quando ci avrai un libro da presentare o puoi anche chiedercelo di venire, insomma, perché questa è una trasmissione un po' aperta, il cui nostro... Assolutamente, Il nostro... assolutamente, siamo in contatto ormai, quindi Sì, il nostro ormai siamo scopo in è... contatto, quindi. Sì, il nostro scopo era quello di, è quello di far conoscere l'astrologia da vari punti di vista e far conoscere varie persone che possono pubblicizzare la loro attività, possono affascinare e appassionare all'astrologia, magari sentendo un ospite e magari talvolta sentendo un approccio magari diverso, no, da quello sentito dagli altri. E noi abbiamo raggiunto lo scopo perché insomma sono tante le persone che ci dicono: ah, che bello, ho sentito questo vostro ospite mi ha affascinato, adesso mi interesso a queste cose. C'è una lettrice infatti che ha detto: ho capito, tocca studiare pure le direzioni primarie. Quindi abbiamo appassionato alle direzioni primarie qualcuno, Beh, guarda, ti sicuramente. dico una cosa per le direzioni, che siccome ho varie idee in mente, no? Però capisco che questo libro, poi sai, così apro una piccola parentesi, visto che si parla di direzioni, no? Il mio scopo all'inizio era fare un piccolo saggetto, no? Una cosa piccolina. Poi sai, è come la ciliegina, una cosa tira l'altra, questo mi interessa, questo mi piace. Sai, era venuto molto più di 500 pagine, soltanto che poi per esigenze in autopubblicazione editoriali l'ho dovuto ridurre a meno di 500, altrimenti io ho altro materiale, perché poi, come hai detto prima tu, mi è costato 2 anni di passione, passione, non passione sofferenza, passione proprio personale. La sera mi mettevo a tradurre, ho fatto ricerca, mi sono messo a tradurre dal latino, dall'inglese, tutta la parte dell'interpretazione. E io ho cercato di voler creare, di voler, come dire, dare un pro. Ho detto, intanto che ci sono, cerco di dare un qualcosa che sia esaustivo il più possibile, però capisco che questa è la parte teorica, ecco l'idea mia adesso sarebbe, vediamo se riesco, di fare un libro molto più piccolo, una specie di saggetto, un manualino, con la pratica, soprattutto dove c'è l'esposizione d'uso di qualche software, anche di quelli gratuiti, così tutti possono, non necessariamente devono comprare il software a pagamento, no? Con quello gratuito, per dire praticamente come io le calcolo le direzioni, quindi una specie di manuale pratico di direzioni primarie. Ecco, questo sarebbe una mia idea, e può essere che questo sarà il prossimo progetto mio rispetto ad altri. Bene, allora a questo punto
Sarai sicuramente nostro ospite quando farai il libro, poi magari ci saranno altre occasioni. Ringraziamo tutti gli ascoltatori. Diamo anche Con vero piacere. i contatti, se chi vuole approfondire, se hai un sito, oppure se possono contattarti Allora, anche sì, se vuoi lo dico, se vuoi lo sì. dico. Allora, io ho un mio sito web, dove è un sito amatoriale dove pubblico quello, diciamo, qualche scritto, qualcosa, i miei piccoli studi, eccetera, li pubblico lì, sono libri, sono di condivisione pubblica quelli. Il mio sito è praticamente www, Sfera Celestis, scritto alla latina, quindi SPHAECOELLIS, sferacelestis.com, e il mio contatto mail è sempre sferacelestis@hotmail.com. Quindi Ah, sì, questi sono io i mi stavo contatti. dimenticando questa parte della, diciamo, della pubblicizzazione dell'ospite, perché avevo visto qualche giorno fa, o forse anche più tempo prima, fa che avevi scritto che comunque tu non fai termini natali a pagamento perché ti prendevi una pausa, perché leggevo che dicevi sono molto. Diciamo, mi sono preso una pausa, esatto. Sì. Mi sono preso una pausa, soprattutto perché ho necessità di ricaricarmi, oltre per altri impegni, ma per ricaricarmi energeticamente, perché le consulenze, energeticamente ti provano un po', quindi è per riprendermi. Però se qualcuno mi scrive, tipo per, non lo so, per un consiglio bibliografico, qualsiasi cosa, oppure magari se vogliono sapere qualche informazione in generale, in generale io rispondo, quello lì sono ben lieto di rispondere. Bene, poi c'è anche la tua Ho pagina Facebook, qualche chiaramente dubbio, c'è il tuo profilo Facebook, c'è la quindi mia sì. pagina Sfera Celestis e in più c'è il gruppo che fondai tanti anni fa, nel 2000, ormai 9-2010, di astrologia classica, che praticamente è tra i gruppi Facebook italiani è quello dedicato all'argomento, quindi astrologia classica, è diciamo un gruppo corposo, ecco, un bel gruppo che sta crescendo, che è cresciuto e che sta crescendo nel tempo. Bene, a questo punto un saluto a tutti gli ascoltatori e la parola a Sì? Stefania per l'ultimo brano di chiusura. E beh, semplicemente ci lasciamo con i Queen, visto che è Ah, bello. un altro suggerimento di Massimiliano. E beh, anche in questo caso diciamo che c'è l'imbarazzo della scelta, perché anche a me piacciono moltissimo i Queen, però ho scelto Innuendo come brano finale. Bellissimo, favoloso, favoloso. Grande Bene, ciao. Stefania, veramente grande. È Ciao uno dei miei Massimiliano. preferiti dei Queen, lo sai? Come? È uno dei miei preferiti, insieme a Want to Live Forever, è uno dei miei preferiti. Ah, ecco, eh sì, anche Mi hai per me fatto la una stessa sorpresa, cosa. vedi? No, mi hai fatto una veramente una piacevole sorpresa, è uno dei miei preferiti, quindi grazie. Bene, allora te lo dedichiamo. Grazie, grazie Ciao a voi Massimiliano e e grazie a ciao. tutti i web radio web ascoltatori. Ciao a tutti.